Buonasera, sono le 8, quindi puntuali questa sera con Abruzzo Gol. Parleremo ampiamente di calcio, ma intanto Simona Di Felice, ciao, buonasera. Buonasera Tiziano e buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Venerdì è stata l'ultima puntata, ci saranno ancora le puntate di Ciao Darwin? Ci saranno ancora 3 puntate, la prossima Ancora, settimana poi ci quindi. sarà la pausa durante il Festival di Sanremo e proseguiranno nelle altre 2 settimane le puntate rimanenti. Bene, allora dovrei ancora lavorare anche a Roma. Benissimo. Con piacere, con piacere. E poi Come ricordiamo sempre, prego. l'appuntamento anche il martedì con Promozione Abruzzo insieme a Tiziano Lauducci. Sì, il martedì alle 20, ormai già lo sanno, questo appuntamento importante. Come di consueto, divideremo in due anche la serata di questa sera. Partiamo dalla Serie D. Oggi era una giornata fondamentale soprattutto per l'Aquila. L'Aquila con merito di prepotenza rientra nel lotto delle squadre che naturalmente possono ancora lottare per la Serie C. Quindi un risultato, una vittoria fondamentale, vince anche l'Avezzano, però oggi era alla portata l'avversario di turno. Il Chieti ne parleremo ampiamente, un punto, non so se vale, non vale, cosa vale, lo capiremo durante la trasmissione. Invece la sconfitta del Notaresco per quanto riguarda l'eccellenza, il duello tra Teramo e Giuliano Continuo, secondo me fino a domenica prossima, domenica o si riapre o si chiude almeno per la testa. Oggi però il campionato, al di là del pari comunque del Giulianova all'Aragona, le altre hanno giocato per il Giulianova, perché questa sera almeno per i play-off la sconfitta del Delfino avvantaggia il Giuliano, così come il pari dell'Angolana. Gli ospiti. Ritroviamo questa sera con piacere l'avvocato Cesare Schioppa. Buonasera, ben ritrovato nel nostro studio. Buonasera, ben ritrovati anche voi. Buonasera E poi direttore sportivo Tonino Pocerella. Ben ritrovato anche a lei. grazie. Ciao ragazzi, buonasera, grazie. È finita su Network 0-0 Sì, Lazio-Fiorentina, poi Lazio-Napoli. Lazio-Napoli, Fiorentina-Inter ci sarà alle 20:45, poi seguiremo naturalmente anche la partita della Serie A. Partiamo dai risultati dalla Lega Pro, che dici? Ce l'hai? Sì, stavo controllando appunto Lazio-Napoli 0-0, poi ci sarà Ok, Fiorentina-Inter. Partiamo dalla Lega Pro, anche se qualche partita si sta ancora giocando, qualche partita si giocherà più tardi, per esempio il Pineto giocherà alle 20:45. Intanto leggiamo i risultati che abbiamo ad ora. Questa è la quarta giornata di ritorno in Serie C. Carrarese-Torres è terminata 5-1. Olbia-Arezzo 1-0, Pescara-Sestri-Levante 3-0, Pontedera-Perugia 2-3, Recanatese-Fermana 1-3, Virtus-Entella-Vispesaro 1-1. Allora, al momento, torniamo Ivana sui risultati perché manca un quarto d'ora circa alla fine. Torniamo un attimo su questi risultati perché il Cesena in vantaggio 1-0 ad Ancona, la Juventus Next Gen in vantaggio a Ferrara 2-1 e ancora 0-0 Gubbio Lucchese alle 20:45 il Pineto. Sì. Prego. E poi andiamo sui risultati di Serie D, Girone F. Questa è la quarta giornata di campionato di ritorno. Intanto salutiamo Ivana D'Alonso e Tommaso D'Alonso in regia, eccoli qua. Fano San Benedettese è terminata 0-1, Atletico Ascoli Matese 1-0, Avezzano Basso Girardi 2-1, Fossombrone Monterotondo 3-0, L'Aquila Campobasso 2-0, Roma City Termoli 0-0, Sora Riccione 1-2, Tivoli Notaresco 2-0, Senigallia Chieti 1-1. Andiamo a vedere cosa ci dice la classifica in vetta la San Benedettese insieme al Campobasso a quota 41 punti. Segue l'Aquila 39, Avezzano 38, Senigallia 34, Roma City 33, Chieti 32 punti, Notaresco 30, Fossombrone 29, Riccione 26, Atletico Ascoli 25, Sora 23, Tivoli 22, Termoli 21, Fano 19, Monterotondo 18, Vasto Girardi 17 punti. Chiude la classifica la Matese a quota 16 punti. Ok, allora rimaniamo con questa classifica. Con voi inizialmente vorrei commentare. Allora, direttore Paciarella, poi l'avvocato, dopo 21 giornate, questa classifica è molto,
c'è bagarre sia in testa che in coda. Guardiamo la testa. Per il primo posto, direttore, fin dove vogliamo arrivare? Ma per adesso, Prego. fino, secondo me, fino all'Avezzano. In questo gruppo manca il Chieti perché era una delle società accreditate inizialmente a vincere il campionato. Per cui le prime quattro hanno mantenuto le premesse e il Chieti purtroppo è in ritardo. Quindi Le manca il Chieti altre, in questo. È un po' anche il sì. Senigallia, perché il Senigallia aveva costruito Sì, e credeva è una di squadra che fare gioca un buon insieme da tanto campionato. Sì. tempo, però non la darei tra quelle che possono puntare a Certo, vincere. Per diciamo cui che direi tra le prime queste. quattro e più il Chiedi se recupera. Ecco, sono le società che avevano manifestato l'ambizione di vincere il campionato sin dall'inizio. Quindi stanno mantenendo Stanno mantenendo le le premesse. premesse, certo. Avvocato. Sì, sono d'accordo con quanto detto dal direttore. Le prime quattro squadre sono quelle che hanno avuto più continuità di risultati. Il Chieti purtroppo ha avuto un evidente calo, non riesce più a vincere, però rispetto a quelle che erano le premesse iniziali del campionato, rispetto alle squadre che hanno investito di più, credo che le prime quattro rispecchiano proprio, diciamo, quelli che sono i valori della classifica. Sì, senza ombra di dubbio. Facciamo così, dico da Chieti aspettiamo un po' per l'immagine del servizio, qualche problema tecnico, però lo stiamo recuperando. L'Aquila questione di minuti. Vogliamo fare una cosa? Partiamo Sì, vogliamo da andare sui ieri. messaggi. Ah, ok. Allora, sì, dammi due messaggi e poi vado alla gara di ieri. Ci scrivono onore a Tonino Pacerella, speriamo torni a Chieti, c'è bisogno di un vero direttore sportivo. Rispondi. No, posso solo ringraziare il telespettatore, ma non credo ci siano le condizioni, perché se non mi hanno chiamato dall'inizio, figuriamoci adesso. Ah, beh, se non Però c'è adesso, Chieti sono rimasto potrebbe. sempre molto, diciamo, legato perché abbiamo fatto degli ottimi risultati nei due campionati che abbiamo disputato. Per La cui coppia Pacerella-Lucarelli sempre vincente, speriamo tornino a Chieti al più presto. vabbè, nel calcio tutto può Ah succedere, certo, quello sicuro. perché no? Sia in negativo che in Sì, positivo può però una succedere domanda tutto. io faccio io, scusami, a Sì. proposito di calciomercato, molti si sono rinnovati, hanno cambiato pelle, l'Aquila 13-14 giocatori, Campobasso solo qualche pedina, anche se loro aspettano ancora un attaccante, ma secondo me è una buona squadra. Oggi mancava Nonni, però per il resto è quadrata, può lottare. La Samp si è rinforzata non cambiando pelle, ma quei tre giocatori che sono arrivati cambiano, no? Da senigallesi, Sì, ha migliorato, Bontà, diciamo, dai, oh. hanno fatto degli innesti per Bravo. migliorare. Il fatto che il Chieti sta cambiando anche tanto, questa settimana 5. Il Chiedi è L'altra quella settimana che ha 2-3, cambiato di però più, sì, però ha stravolto quasi la squadra. qualitativamente, cioè è giusto che arrivano quantitativamente, che sono arrivati 5 Tanti giocatori, oggi, sì. 5 questa È settimana, un un'altra squadra. paio l'altro, però qualitativamente non mi sembra che sono, speriamo di Beh, questo sbagliare, è ancora da che vedere. siano quei giocatori capaci di farti cambiare il campionato, di farti cambiare passo. Sì, allora diciamo intanto Prego. che tra le grandi è quella che ha cambiato di più. Anche le altre hanno fatto degli innesti mirati, secondo me, perché quando fai troppi cambi vuol dire che hai sbagliato qualcosa inizialmente. Anche se il Chieti, secondo me, l'ho detto anche in tempi non sospetti, stava dando il massimo per quello che poteva fare con il vecchio allenatore. Forse, sono stati, non voglio dire sbagliati i tempi, però secondo me il cambio dell'allenatore, non era il momento di farlo in quell'occasione, anche perché la squadra stava, mi sembra, a 4 punti dalla testa. Veniva da una vittoria molto Sì. convincente, e per cui cambiare allenatore in quella situazione non è mai facile, anche per chi subentra, perché già psicologicamente parte male, perché fare meglio del predecessore
non è mai facile. Per cui forse è un cambio che non ha compreso neanche la squadra, perché quando la squadra va male, non fa risultati, è chiaro che c'è un cambio d'allenatore, anche inconsciamente, anche la squadra se l'aspetta. In quel momento, secondo me, non se l'aspettava nessuno, e per cui questo è stato un contraccolpo psicologico anche per il gruppo, secondo me. Non si sono sentiti più sicuri, perché dice, se anche facendo risultati le cose cambiano, per cui ha destabilizzato un po' il clima, secondo me. Un passaggio mi ha colpito del direttore, un cambio che forse non si aspettava neanche la squadra. Ma sì, io anche sono di questo avviso, perché comunque era una squadra che era molto legata all'allenatore. Poi i risultati, sebbene diciamo che sul piano del gioco delle volte la squadra non è piaciuta, però era una squadra di temperamento, l'abbiamo detto tante volte, e le partite sporche come la partita odierna, sicuramente come quella di oggi, l'avrebbe portata a casa. Poi diciamo che con tutti questi rinforzi, questa nuova campagna acquisti fatta dal Chieti, a mio avviso cambiare troppo pelle non è sempre positivo, e poi il campo ci dice la sua. Sono quattro giornate e il Chieti ha realizzato solo 2 punti. Tanti giocatori, bisogna avere anche tempo per amalgamarli. A fronte di questi arrivi, tu hai perso 3 giocatori importanti, che sono Postiglione, Giambo, perché per me è un grande giocatore, e non mi ricordo adesso, l'altro mi sfugge, e Barlafante, che era un giocatore d'attacco molto forte, imprevedibile, che adesso al Chieti manca. Simona. Sì, ora piccola pausa pubblicitaria, ringraziamo i nostri sponsor e poi torniamo in studio con l'Aquila Campobasso. Qua ci siamo per Abruzzo Gol, siamo in compagnia del direttore delle Paciarelle, dell'avvocato Cesare Schioppa, Simona Di Felice. Tiziano, scendiamo in campo e ci andiamo a vedere l'Aquila Campobasso, che è terminata 2-0, e poi torniamo in studio perché abbiamo tantissimi messaggi. Alessandro e Banegas regalano 3 punti all'Aquila nel big match contro il Campobasso, valido per la 21esima giornata del Girone F di Serie D. I rossoblu abruzzesi centrano la missione 3 punti e da stasera accorciano dalla vetta. 4-3-3 per Cappellacci. Del Pinto è l'epicentro del gioco, al suo fianco Giulio Dori e Origlio. Davanti Banegas agisce con Marcheggiani e Costa Ferreira. Sul fronte Campobasso il collega Pergolizzi affida le chiavi dell'attacco al duo De Cerchio di Nardo. A centrocampo Bacchetta e Leggio per il direttore d'orchestra Maldonado. Il mancato aquilano Di Filippo nel cuore della difesa con Pontillo. Fischietto in bocca per Liotta di Castellammare di Stabia. Il primo argomento offensivo è aquilano, 16esimo conduce Mandrelli, Origlio decolla, Esposito c'è, 18esimo la risposta molisana rischia di lasciare il segno, Lombari si presenta incustodito davanti a Michelin che ci mette tanto del suo e sventa la minaccia, si alza il voltaggio della gara, 35esimo dai e vai Banegas Giulio Dori con quest'ultimo che non gratifica la scelta del compagno, minuto 41 proteste l'Aquila, Banegas in area finisce a terra. Per Liotta si può proseguire. Rivediamo. Se Spielberg avesse conosciuto Banegas, lo avrebbe scritturato per il film Prova a prendermi. L'Argentino apre il fuoco. Origlio secondo estratto. Esposito c'è. Nella ripresa Cappellacci getta nella mischia Alessandro in luogo di Costa Ferreira. In mediana Angiulli e Uali rilevano Del Pinto e Giulio Dori. Minuto 14 cambia la sceneggiatura. Origlio per Belardinelli che srotola un tappeto rosso per Alessandro. Bravo a saltarne 2 con la suola. Destro all'angolo ed è 1-0. Boato al gran sasso. 21esimo reazione Campobasso. Da un lord in aria. Martellate aeree a Bocalè. Rammendo Michelin. Ancora Lupi Molisano. Botta per Sichini, da poco entrato, fuori. Il trainer molisano getta nella mischia anche Coquen. Minuto 45, il 10 disegna, ma Romero sciupa così. Minuto 94, Alessandretti rapisce la sfera come Don Rodrigo fece con Lucia. Cioccolatino per Banegas che lucida la stecca e manda in buca d'angolo, 2-0. Proteste molisane per un presunto fallo di Alessandretti in avvio di azione, ma la sostanza non cambia. L'Aquila vince 2-0 e da stasera si attesta a meno 2 dalla coppia di testa formata proprio dal Campobasso e dalla San Benedettese. Da martedì testa rispettivamente a Senigallia e Roma City. Ma questa è un'altra storia.
Gol ci ha un pochettino mandato un po' in confusione, non ci siamo riorganizzati velocemente contro una squadra forte, quindi è normale che le difficoltà, no, aumentano, quindi è un po' questa la lettura. Poi normale che quando è così devi essere lucido, devi continuare a credere in quello che sai fare, e questo un pochettino comunque per foga, no, è mancato, e è normale che poi forse alla fine potevamo avere un'opportunità, c'è stata una parata, è un momento così, forse dobbiamo dare di più, ci sta, abbiamo rimesso tutti in carreggiata, e quindi adesso chi avrà più forza morale, chi sbaglierà di meno vincerà questo campionato, perché il Campobasso secondo me il primo tempo ha dimostrato di essere una squadra forte, e lo è una squadra forte, poi quindi dobbiamo crederci, e, perché siamo una squadra che ha tante qualità. Prende una partita a scacchi, molto tattica, contro una grande squadra, e va dato atto che il nostro allenatore il secondo tempo con le mosse giuste ha saputo vincere la partita, al di là del grande merito dei ragazzi, però veramente abbiamo affrontato una grande squadra, e questa partita però ha dimostrato che noi possiamo stare lì in mezzo per cercare di fare qualcosa di importante. Forse se, trovando il pelo nell'uovo, l'uscita di Marcheggiani che vi ha costretto un po' ad abbassare il baricentro, e poi sul secondo gol forse viziato da un fallo di Alessandretti, che impressione avete avuto voi? Beh, allora, l'impressione intanto Marcheggiani giustamente aveva dato tutto, e quindi si è fatta una scelta magari più di copertura per cercare di portare la partita in ghiaccio. Per quanto riguarda l'azione di Alessandretti, secondo me è ad interpretazione, però chiaramente poi alla fine non è stato quello il gol che ha determinato la vittoria o meno della squadra, però ripeto, ovviamente mi sembrava che l'arbitro abbia avuto un'interpretazione molto fisica sugli scontri di gioco, e quindi ci poteva anche stare, come poteva essere fischiato, però questo è sempre opinabile, ecco. Si è fatta una partita come si doveva fare, certo non era facile, è stata una partita sporca secondo me, perché non c'è stato tanto spettacolo, c'è stato agonismo, c'è stato lotta su tutti i palloni, noi abbiamo trovato gol e alla fine abbiamo vinto la partita, però ecco, una partita equilibrata secondo me. Mister, possiamo dire che i cambi hanno fatto la differenza? Sì, i cambi servono a volte per migliorare le cose, a volte perché sei costretto, quando li fai, se vinci la partita, sono bravi quelli che sono subentrati ed è bravo pure chi l'ha fatti, e viceversa no, quindi oggi ha fatto gol Alessandro, era subentrato, domenica scorsa, due domeniche fa era subentrato col Chiedi e non aveva fatto gol, e poi abbiamo pareggiato, dopo ci hanno fatto gol loro. 12 gare, solamente 4 gol subiti, se è vero che i campionati si vincono in difesa, l'Aquila è a buon punto. Beh, i campionati non è che si vincono in difesa, i campionati si vincono quando tu hai una media realizzativa importante e quando di gol ne prendi pochi. Noi in effetti ne abbiamo presi pochi, se si fa una media, ma se vai a vedere quanti ne abbiamo segnati potresti dire che questa è una squadra che non può ambire alla vetta, perché con la media gol che abbiamo noi non ci stai neanche a metà classifica. Oggi forse Origlio bravo a cambiare spesso posizione e a non dar punti di riferimento al Campobasso, può essere stata una delle chiavi per arrivare ai 3 punti? Ma io credo che Origlio non abbia dato punti di riferimento, perché io spesso l'ho spostato durante la partita e a un certo punto non sapevo neanche più di dirgli dove si doveva mettere, perché c'era talmente tanta confusione in campo che ha scelto lui dove andare. Poi lui era un ragazzo generoso e intelligente, sa stare in mezzo al campo, quindi ha fatto come tutti una buona partita. Nel primo tempo noi eravamo vicino alla sua panchina, l'abbiamo sentita spesso dare consigli a Giulio Dori e a Mandrelli, cosa chiedeva di più a loro? Il primo tempo? Sì. Sì, il primo tempo, perché siccome pensavamo di fare un certo tipo di partita, poi siamo accorti, o meglio, ho pensato che forse dovevamo, ecco, cambiare posizione e cambiare tipo di giocate per quelle che potessero essere le nostre giocate, e cercavo di farmi capire, però non mi sentivano, perché c'era un po' di casino, comunque tutto bene. Grazie a Francesco Scamurra per il servizio.
Era questa la partita della giornata, il match clou era questo, era la capolista, l'Aquila, anche se siamo a gennaio, direttore, avvocato, è ovvio che è presto, però ti giocavi tanto, non molto, ma abbastanza il tuo campionato. Non è che dovevi, ricordiamoci sempre che avevi di fronte la capolista, quindi non è che dovevi fare 4 gol o spadroneggiare, però nel calcio chi segna vince, l'Aquila ha segnato, il Campobasso no, quindi l'Aquila si rilancia di prepotenza e con merito. Sì, sì, vabbè, gli scontri diretti sono sempre una prova di forza, per cui chi vince dà sempre un segnale forte. Oggi è una partita molto combattuta tra due squadre molto, molto forti, due organici molto competitivi, con due allenatori veramente all'altezza. E comunque alla fine l'Aquila ha meritato, perché se fai 2 gol vuol dire che insomma meriti la vittoria. Avvocato, questa era la partita della partita per l'Aquila soprattutto. Sì, sì, era la partita, possiamo dire, che dà una svolta per l'Aquila al campionato, ed è stata sicuramente studiata bene dalla mister Cappellacci. Poi ricordiamo che Cappellacci è un allenatore che ha esperienza in categoria, ha allenato in Serie D tantissimo, ha allenato anche in Serie C, ha vinto il campionato, ha ridisegnato questa squadra sulla sua pelle con tutta una serie di acquisti, quindi veramente adesso l'Aquila è una candidata in maniera seria alla vittoria del campionato. Simona. Direttore, ci chiede Alessandro dall'Aquila, ma l'Aquila può realmente vincere questo campionato? Beh, può competere fino alla fine sicuramente, perché ha tutto per farlo. È chiaro che ha delle avversarie molto, molto agguerrite, il campionato è ancora abbastanza lungo, però l'importante è stare lì e giocarsela fino alla fine. Tiziano, allora Prego. Ci sono tantissimi messaggi da Chieti, non allora, so se vogliamo aspettare il servizio. No, vabbè, poi lo mando nel servizio, la nebbia marchigiana ha colpito anche noi, un po' annebbiati, però lo vediamo, lo stiamo preparando. Dalla padella chienese alla brace Jezzo, passando dall'ormai smascherato vero padrone del Chieti, Sartiano. Quindi prepariamoci al peggio, perché al peggio non c'è mai fine, ci scrive Nicola. Avvocato, aspetta. Ma su questo che dire, non sappiamo, è un parere del telespettatore, sicuramente rappresenta la delusione che c'è in questo momento. È ovvio che là ci manca il Chieti, come diceva prima il direttore, erano 5 le squadre, ora ne sono 4. Perché... Però fa sempre in tempo a recuperare, basta fare 4-5 vittorie consecutive e ti rimetti, ma può succedere. Però devi fare anche le prestazioni. Adesso contano più risultati, perciò, a me piacciono le squadre che giocano anche bene, però prima si criticava sempre il Chieti che giocasse male, però comunque faceva i risultati, facendo i risultati puoi sopperire anche la mancanza di bel gioco. Simona. Ci scrivono, buonasera, un'informazione, in città si sente parlare di una cordata, associazione, capeggiata da Alessandro Mancinelli, sapete qualcosa? No, sapete qualcosa? È una notizia anche per noi, penso. È una notizia, una news. Notizia. È uno scoop. Non lo so. Prego. Molti lamentano, come nella settimana scorsa, lo stesso argomento, quindi molti messaggi sono simili, io ne leggo alcuni, non riesco magari letteralmente a leggerli tutti, ma il concetto è lo stesso. Si ripete la mancanza di professionalità all'interno dei dirigenti e la totale mancanza soprattutto di un direttore sportivo. Ormai è la Sartianese FC. Con il mercato di questa settimana la squadra si è indebolita. Siamo a livelli inguardabili rispetto all'anno scorso, poveri Consone e Forgione. Cosa volete che facciano in questo marasma di ragazzini? La società ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Avvocato? Ma io francamente non so se la squadra si sia indebolita, ma sono certo che non si sia rinforzata. Questo secondo me è palese, perché è sempre il campo che ci dice qual è la verità, e penso che la squadra sia più debole a mio avviso rispetto alla precedente. Poi sulla mancanza del direttore sportivo sono d'accordo, perché una società che ambisce a vincere un campionato deve avere un direttore sportivo che conosca i giocatori, conosca la categoria,
quindi è un anello che manca al Chieti. Ma siccome qui ce l'ho il direttore sportivo, l'importanza di un DS, tu? Ma guarda, hai lavorato a Chieti in una società tutte le figure sono importanti, sì. A cominciare dal presidente a tutte le altre figure. Ma sono figure che allenatore, presidente, DS, DG, cioè, certo, sono figure fondamentali. Si può sopperire, secondo te, una mancanza? Ma io non credo che il Chieti non abbia il direttore, perché c'è Sartiano che è lui. Ma io dicevo, questa scala di vari titoli, può un personaggio fare più, avere più incarichi? Perché no? Se uno è capace, lo può fare. Poi sono scelte societarie, più che altro, per cui vanno anche rispettate. Purtroppo anche oggi si è visto che l'unico conoscitore di calcio era Chianese. Lui sapeva di non avere a disposizione una Ferrari, come dice Sartiano, ma di avere una Panda, e ha deciso di porre rimedio alle lacune non subendo gol, lanciando palla avanti, tanto prima o poi qualcosa succede. Non vedo l'ora che torni e sono sicuro che accadrà, ci scrive Aldo. Avvocato, cosa ne pensa? Ma sono d'accordo sotto il profilo della mentalità, perché senza nulla togliere a mister Riezzo, che sicuramente con la massima volontà è un professionista, però colpiva Chianese quando, nonostante tutto, diceva vinciamo il campionato, anche lo diceva anche dopo una sconfitta, anche dopo una brutta prestazione, mentre poi sentire l'intervista di mister Riezzo, se non sbaglio, contro l'Atletico Ascoli, che molto serenamente e candidamente riferiva del fatto che, guardate, ci sono squadre più attrezzate di noi, lì mi ha lasciato abbastanza attonito, poiché tutto sommato tu non hai perso in quell'occasione con l'Aquila, ma hai perso con l'Atletico Ascoli, con tutto il rispetto. Quindi questa, diciamo, giustificazione non era nemmeno pertinente, quindi proprio un cambio di mentalità. Ciao Tiziano, oggi a Senigallia ho visto un Chieti con alti e bassi, Forgione e Castellano sugli scudi, ma Iezzo non convince né per il gioco e tantomeno per le azioni create, davvero poche. Si è sentita tanto l'assenza di Fall in avanti. Ad oggi il cambio tecnico ci ha tolto solo punti, peccato perché la classifica in testa è ancora colta e con un altro tecnico più esperto saremmo ancora lì a 3-4 punti dalla vetta. Un saluto all'ottimo direttore Paciarella, forza Chieti da San Benedetto del Tronto. Grazie. Io direi che siamo a gennaio, ancora qualche settimana, dai, non bisogna essere drastici né ottimisti né pessimisti, siamo ancora a gennaio. No, il campionato è ancora aperto. Io aspetterei 2-3 settimane. Tiziano, buonasera, sono sempre Alessandro dall'Aquila. Il calcio è davvero strano. Noi abbiamo preso 6 punti col Campobasso e perso 5 punti col Monterotondo. Quindi sarà fino alla fine un terno all'otto. Sono d'accordo, questo è un campionato particolare, difficile, tosto, dove puoi vincere e perdere con tutti. L'Aquila ha perso qualche punto con le squadre che lottano per non retrocedere. Buonasera, purtroppo fino a quando ci sarà Sartiano che fa da direttore, presidente e allenatore non andremo da nessuna parte. È evidente che siamo inferiori alle altre e grazie alle idee cervellotiche del direttore Sartiano non andremo lontano, anzi bisogna stare attenti a salvarsi. Però per dovere di cronaca corre l'obbligo di essere sempre equilibrato. Il Chieti ce l'ha un presidente, si chiama Ettore Serra. C'è un direttore generale, Sartiano c'è un allenatore, non credo che Serra non sia il presidente. Un saluto al direttore Paciarella, crede che Chianese sia stato bravo a mascherare i reali limiti di questa squadra con una mentalità tutta grinta e un gioco basato prima sul non prenderle? Ah sì, secondo me Chianese aveva dato una caratteristica ben precisa a quella squadra. A quella, perché questa è totalmente diversa, cioè si basava molto sulla determinazione, si difendeva molto bene e poi quando ripartivano e facevano male, perché ripartivano in 4, in 5, per cui erano consapevoli di avere quel tipo di mentalità, quel tipo di caratteristiche. La squadra lottava sempre e comunque alla fine il risultato lo portavano a casa, a parte qualche gara tipo Vasto-Girardi. Vasto-Girardi o Termoli. Però può succedere che in una partita la stecchi, insomma.
Per il direttore Paciarella, una valutazione su Ardemagni. Non crede che non si sia proprio inserito nella categoria? Beh, guardi, io tutte le volte che ho visto il Chieti, lui è sempre subentrato. Il ragazzo mi sembra molto volenteroso, che voglia fare, voglia insomma lasciare il segno, però purtroppo non c'è mai riuscito. Questo non so il motivo, ecco. Però inizialmente non stava neanche tanto bene in alcune gare, vedevo che insomma aveva dei problemi fisici evidenti. 90 minuti. Però alla fine, nelle ultime gare, l'ho visto sempre abbastanza convinto, però purtroppo è partito male questa sua... Non sta incidendo. No, assolutamente, purtroppo è impalpabile. Non è colpa sua sicuramente, non è colpa di nessuno, però l'evidenza è questa. Ardemagni purtroppo doveva essere un protagonista, un trascinatore di questa squadra e purtroppo si è rivelato, diciamo, quasi impalpabile. Fino ad ora non è inciso. E poi molti messaggi, Tiziano, simili, sì, a questo, cioè? Ne leggo uno che ci scrive Gianni: vi sembra normale il silenzio stampa del Chieti? Potrei capire che non parlino i giocatori e l'allenatore, ma almeno un dirigente dovrebbe in questi frangenti esternare e spiegare la situazione ai tifosi. Se vuoi la mia, ti dico che sono contrario, te lo dico come giornalista, come sindacato, come federazione, è ovvio che sono contrario, non ha senso, però se lo fanno, che gli devo dire? Forse in certi momenti preferiscono così, però è sbagliato, perché anche un rispetto verso la stampa, il giornalista, verso la stampa, ecco, anche una mancanza questo, però sono scelte societarie. Sto guardando Netflix, fra poco sì, in campo Fiorentina-Inter, sto guardando la formazione della Fiorentina, vabbè, manca ancora un po', ancora parte. Alle 20.45, quindi okay, tra 10 minuti. Va bene. Buonasera a tutti. Prego, torniamo. Complimenti per la trasmissione e per gli ospiti che proponete ogni domenica. Una domanda al direttore Paciarella. Nella costruzione della rosa del Chieti quest'anno, dove secondo lei bisognava investire al meglio il budget messo a disposizione dalla società? Un saluto all'avvocato Schioppa, sempre sul pezzo. Grazie. Ma questo non lo posso dire io. Devi stare all'interno, ovvio. Se non stai dentro non puoi mai valutare le situazioni. È chiaro che io credo che il budget sia stato molto importante, perché vedendo i nomi della squadra, poi magari si è pensato di aver fatto bene, però purtroppo i risultati poi, se non vengono, sono quelli che poi decidono un po' le sorti di tutti. Però, ripeto, io credo che il Chieti comunque abbia ancora tempo per recuperare, però questo è legato molto ai risultati immediati, cioè deve fare un filotto di vittorie per rimettersi, ovvio, le scia con le altre. Le possono anche non vincere, tu devi solo vincere. No, loro devono fare almeno, non dico tanto, ma almeno 4 vittorie consecutive per rimettersi in carreggiata. Questo telespettatore riprende un po' quello che ha detto prima l'avvocato, sì. Non riesco a capire come si voglia vincere un campionato prendendo un allenatore che afferma di non avere una squadra da prime posizioni. Questo ci può rispondere solo la società. Io non posso rispondere, neanche l'avvocato. Torniamo a parlare dell'Aquila, ci chiedono se secondo voi avrebbe avuto bisogno comunque di una punta per essere più incisiva. L'hanno preso l'attaccante. Secondo me la squadra oggi, l'Aquila, è abbastanza al completo. Parliamo di punti, però oggi avevi Alessandro fuori, è entrato e ti ha risolto la partita. No, ma c'è Marchegiani, è un ottimo attaccante per la Serie D. Cioè, Marchegiani è un giocatore forte, non capisco, forse adesso sta mancando qualcosa, però... Più c'è Alessandro, più c'è Persiani, per cui... Banegas che fa troppa differenza. Quest'anno Banegas fa la differenza, come tocca palla, fa gol. Secondo me è stato sempre un esterno molto bravo Banegas, però negli ultimi anni ha imparato a fare gol, per cui è un valore aggiunto, è un esterno che va sempre in doppia cifra e vuol dire tanto per una squadra. Sì. Ci scrive Alessandro Mancinelli, buonasera a tutti, un saluto al mio grande direttore Tonino. Grazie, ciao Alessandro. Al mio, che vuol dire al mio? Che ci conosciamo da quando lui era ragazzo.
Ma quando sì, tu eri direttore a Chieti, lui... No, lui giocava a calcio da ragazzino, una volta mi ha rimproverato. Non era in società, non collaborava con Decerito? Sì, già era con, in società. Con Trevisan. Sì. No, Alessandro c'era una grande passione. No, dicevo, ci siamo conosciuti che io allenavo e lui era un ragazzo, venne in prova a Francavilla e purtroppo non l'ho presi. Ho preso una baglia che giocava e da allora io non me l'ha più perdonata. Dai. Però a me mi ha preso, a me mi prese all'epoca. Cesare sì, Cesare. Cioè, Mancinelli che poteva diventare calciatore, io me la gioco. Era un difensore, difensore sì, sì. Andiamo avanti con i messaggi. Non capisco quelli che parlano male della società e sono sempre pessimisti. Poi, prima contestavano Chianese, ora lo rivogliono. Siate più equilibrati, non ci scordiamo che con il mercato estivo hanno comunque riportato entusiasmo, facendo fare quasi 1000 abbonamenti. Poi, alcune scelte, sì, sono sbagliate, ma può capitare. A Chieti si dice, e c'è la citazione in dialetto. Ah, dillo, devo sfociare il mio dialetto. Che... Facete pace in che sa coach. Belle. Questo non ha, è vero quello che dice, è vero quello che è stato ricreato entusiasmo, è verissimo. Non solo dalla società, anche dai tifosi, certo. Dagli ultra, dalla Volpi, dalla città, stanno facendo calcio, certo. A Chieti, questo che lo mette, ma è vero, ma infatti non bisogna assolutamente, però non è che possiamo sempre dire o okay, che se certo. Delle scelte secondo voi, secondo noi ci sembrano sbagliate, le diciamo, poi che male c'è, parliamo di calcio. Non vuol dire puntare il dito sulla società, perché la società... Non bisogna dare merito alla società, secondo me, perché certo, veramente... Certo. Però va anche commentato, se è qualcosa... Certamente. Non è che possiamo dire risultati, che diciamo è stato... Guarda, Magni è una scommessa che è andata i male. I risultati non sono, diciamo, quelli auspicati anche dalla stessa società, perché anche loro sicuramente saranno delusi da questo andamento. Secondo me sì. Poi se si è sbagliato in qualche cosa, quello poi si vedrà col Simona. Tempo. Ci chiedono, Tiziano, quando vieni a vedere una partita all'Aquila? Ci farebbe piacere. Anche a me. Allora, c'è scritto Sartiano, Tiziano, scusami. Ah, è troppo vergognoso parlare del budget del Chieti. Il direttore Sartiamo, se voi mi chiamate vi rispondo io. A me fa piacere. Se Sartiano, anche se il direttore viene, c'è stato qualche volta in studio, mi fa ancora più piacere. Ma se è possibile, io volentieri lo ascolterei. Ma è in linea? E allora come fai a chiamarlo? Sì, ma ce l'hai il numero. Adesso andiamo in pubblicità. Allora, vediamoci una partita, così proviamo a sentire il direttore, è importante, dai. Cosa ci andiamo a vedere, Tiziano? Il Tivoli Notaresco. Tivoli Notaresco. Scendiamo in campo e ci andiamo a vedere Tivoli Notaresco, che è terminata 2-0. Pietrantonio cerca spazio per il cross, lo trova, palla sul secondo palo, è intervenuto Marrancone, schiacciando di testa ma non trovando la porta. Attende in campo Forcini. E poi si accentra, vede il movimento di Belloni, gran palla, Belloni al volo riesce a calciare, Zappa la blocca, bello il lancio di Forcini, bella anche la coordinazione di Nicolas Belloni. Cross in aria, Zappa la indeciso di Emma, riesce ad allontanare in due tempi, poi ci prova Pietrantonio con il sinistro alto, indecisione di Zappa la che stava per ingannare anche di Emma, per Pietrantonio calcia sopra la traversa. Grossi dice a Jürgens di salire per gioca su di Emma. Che prova a imbucare per Camilli, che passa davanti a Formiconi. Camilli che poi prova il gol spettacolare, colpisce però male con il destro. Per De Marco che tocca per Savi, va via Savi in area di rigore, la mette bassa, l'anticipo sul primo palo, sul fondo Panaioli è riuscito, forse non era quello effettivamente in programma di schema, però stava per trovare il gol. Ripartenza Camilli. Bella la palla filtrante, è scattato De Marco in area di rigore, De Marco davanti al portiere, De Marco alza troppo il suo destro davanti a Curtosi, altra grande occasione per la Tivoli in pochi minuti. Si fa incontro Scipioni che
controlla e c'è ancora il numero 2. Di nuovo Scipioni, palla morbida, Ruiz interviene. Poi conclusione di Tringali che vede all'ultimo Zappalà che si allunga ancora in calcio d'angolo. Cerca l'inserimento di Pellegrini, colpo di testa di Pietrantonio, Camilli per l'arrivo di De Marco. In aria De Marco, finisce giù, calcio di rigore in favore della Tivoli. Calcio di rigore. Fischia Ismail. De Marco calcia alto. Alza troppo il suo destro e si rimane 0-0. Pallone messo dentro, prova Scipioni ad attaccare il primo palo. La girata, non trova però lo specchio. Di prima, non passa il tentativo di Tringali. Vestenicki, primo pallone per Vestenicki che prova a passare, prova subito a calciare in porta. Prova la parata di Curtosi, ma subito si presenta alla Tivoli, Vestenicki. Pronto Grossi dalla bandierina. Palla dentro, suo primo palo, prova Panaioli. Complicata la deviazione, qui il pollo. Pronto il destro di Tringali. Morbido ancora su Pietrantonio che controlla e poi calcia con il sinistro. Palla alta, ancora lo schema a favorire Pietrantonio che questa volta la conclusione è già arrivato, ma non è inquadrato. Conte i passi Camilli, fischia Ismail. Camilli sopra la barriera, non l'ha calciata male, ma non ha trovato la porta. Caresco, Vestenicki cerca spazio, palla per il destro di Camilli! Camilli! Massimo Camilli con il terzo gol del suo campionato, avanti la Tivoli! E poi la fa filtrare, bella palla per Scipioni, Scipioni in aria, sul sinistro, Scipioni, Zappalà! Con la manona a dire di no, poi occasione per Campestre! Sul fondo la mano di Zappalà sul sinistro di Scipioni. Punizione per Montesi. Pallone verso Cruz che lavora di sponda. Camilli accomoda Vestenicki di sinistro. Prova a calciare in porta. Trova la parata in due tempi. Palla prolungata verso Cruz che cerca di andare via. Cruz! Wilson Cruz dice gioco, partita in contro per la Tivoli sulla sponda di Camilli, la chiude il 20, la Tivoli batte il Notaresco, la Tivoli torna al successo tra le mura amiche dell'Olindo Galli, 2-0 con i gol negli ultimi minuti di Massimo Camilli e Wilson Cruz. Ok, torniamo in studio, abbiamo visto il Notaresco, oggi non è andata bene anche se direttore ha avuto anche qualche buona occasione. Dico alla regia. Sì, abbiamo... Ce l'ho il direttore? Direttore al telefono. Direttore, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi, buonasera a Tiziano, buonasera ai suoi ospiti. Intanto grazie. Direttore, no, era, prego. Era mio dovere perché ho sentito che si è parlato di budget. Sì. Innanzitutto io non voglio fare polemiche, ma io penso che il nostro budget non lo conosca nessuno. Certo. Quando sarà l'aumento penso di essere uno, ma non è tanto per... Credo che noi, sia io che la mia società, il dottor Serre, tutti i miei collaboratori, vogliamo fare un calcio innovativo. Quindi sicuramente abbiamo oculato il nostro budget e molti calciatori sono venuti qua perché c'è un progetto abbastanza importante, per cui prima di parlare di budget mi informerei bene, perché penso che noi abbiamo speso la metà di tutti gli altri, nonostante siamo ancora in corsa per arrivare nei primi cinque. Bene, però ecco, il direttore rispondeva a una domanda da casa. Anche perché ne va della mia professionalità. Certo. Però si rispondeva a un messaggio, dicevi il chiedi con un budget così come mai, e il direttore rispondeva a questo telespettatore, ecco, sul budget. No, ma io non voglio fare polemiche no. col direttore o col collega, però quando vuole vedere i miei conti penso che non abbiamo problemi. Abbiamo problemi anche perché prima di parlare, di fare un budget dei calciatori va fatto un progetto.
Un progetto vuol dire avere i campi, avere una struttura, e mi sembra che stiamo lavorando anche per quello. Sicuramente oggi prego, prego. Tanto di rispetto, però rispetto ad altri andrei piano a formulare delle cose che secondo me sono poco veritiere, perché ne va di un lavoro e di una professionalità. No, no, è importante quello che dici, direttore, ci mancherebbe altro, però è ovvio che parlando poi il nome Chieti, già perché Chieti induce, no? Qua si parla di, manca oggi il Chieti tra le prime squadre, è ovvio che è un po', c'è un po' quel pizzico di delusione, ecco, lei lo ammette. No, ma guardi, io penso che un bravo direttore è colui che guarda i conti societari, perché le società devono essere, avere dei bilanci, e i bilanci devono essere sempre almeno in pareggio. E noi la prima cosa che guardiamo è quello, non spendiamo, non buttiamo dei soldi così a casaccio. Quindi prego chi non è dentro i Chieti di non fare delle illazioni, perché sinceramente ne va soprattutto dei miei ragazzi, dove è testimonianza che sono qua perché credono in questo progetto. Perché non tutti facciamo o abbiamo modo di lavorare con i calciatori, che sappiamo perfettamente che se non ci sono delle cifre importanti non vengono. Io penso che i ragazzi che sono qua, i giocatori che sono qua, hanno capito l'importanza della proprietà, della piazza, e un progetto anche abbastanza longevo. Bene, direttore, quindi diciamo che si è in linea con i progetti della società, dal punto di vista economico che dal punto di vista della classifica, dei risultati. Guardi, a livello di budget, personalmente io e i miei collaboratori penso che se ci dobbiamo dare un voto ci dovremmo dare un 10. Per quello che stiamo facendo, per le strutture, a livello la stessa cosa. Purtroppo non stanno venendo i risultati, però sono convinto che la forza di questi ragazzi sarà anche di fare il bene per questa città, perché lo merita. È chiaro che adesso, dopo 4 partite, purtroppo non abbiamo neanche tanta fortuna, io non parlo mai, però siamo stati anche oggi penalizzati da qualche situazione, sì, arbitrale, perché insomma secondo me c'era un rigore netto su Ardemagni, il calcio d'angolo che poi ha causato il gol, mi sembra che non ci fosse stata nessuna deviazione, e anche l'espulsione di Lazic non lo vedo un fallo da espulsione. È vero. Però va bene, accettiamo anche questo, andiamo incontro anche questo, come si va incontro a tante cose dove la società non ha colpe. Quindi vi prego vivamente, quando facciamo è giusto fare informazioni, ma informazioni sane e soprattutto serie e veritiere, ve lo chiedo veramente col cuore. Senza ombra di dubbio, però sa, quando arrivano i messaggi noi li filtriamo anche, però a volte la Di Felice lo legge agli ospiti, ecco, tutto qua, che poi rappresenta un po' lo spaccato della città di Chieti, no? Quello che i messaggi che arrivano più o meno è quello che poi si pensa in città. Però al di là di quel, direttore, l'ultima poi la lascio. Lei è sempre stato fiducioso. Oggi a gennaio crede ancora che il Chieti possa reinserirsi? Ma come ho sempre detto, dico che sicuramente la squadra è una squadra che può arrivare dalla prima al quinto posto. È chiaro che in questo momento siamo penalizzati dai risultati, perché se prendiamo la San Benedettese, in 4 partite ha fatto 10 punti, noi ne abbiamo fatto purtroppo solo 2. Però, ripeto, è un campionato che secondo me riserva tante situazioni. Ci sono ancora 13 partite e è tutto da definire, perché poi anche le ultime, che voglio dire, credono ancora nella salvezza, quindi è un campionato abbastanza vincente. Benissimo, grazie direttore, buon lavoro, grazie ancora, in bocca al lupo. Crepi, grazie, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Grazie direttore Sartiano. Allora, naturalmente era un messaggio che arrivava da casa che parlava di budget,
Il direttore Paciarella ha risposto all'ascoltatore. Prego. No, ma sono d'accordo con il direttore Sartiano, perché prego. Poi ognuno sa il budget che ha a disposizione e quelle che può lo permettere. Lo sa, solo loro, però, nessuno lo sa. Per verità, noi quindi non abbiamo parlato di, non abbiamo quantificato nulla. Abbiamo solo risposto a una domanda di un telespettatore, dicendo che comunque il Chieti ha un organico forte, tutto il lì. Messaggio diceva, e che va a merito della società. Il messaggio e del diceva, nella costruzione della rosa del Chieti quest'anno, dove secondo lei bisognava investire meglio il budget messo a disposizione della società? Quindi non si parlava di prezzi, di cifre. Sì, tra l'altro io non ho neanche risposto, non ho manco detto. No, perciò ognuno per poi, cui, però do atto al direttore che insomma ha della sua precisazione, è giusto così. Cioè, ognuno sa poi no, quello che... Se la però società da noi, dalla parte nostra, lì, non, non ci siamo permessi di... Non si è parlato di cifre, assolutamente. Di fare delle illazioni sul budget del Chieti, assolutamente. Lo sanno solo loro. Però è ovvio, se la società è in linea con i programmi, il direttore generale, è, come diceva lui, sono in linea con i programmi, non ci sono problemi. È ovvio che perché si chiama Chieti, perché c'è un certo entusiasmo, perché hai... una curva importante, hai la storia anche che parla un po' di questa società, che i tifosi oggi lo volevano vedere insieme alle altre quattro, però come diceva Sartiano, sì, vabbè, quello è normale, no? È normale ancora, ma anche qui si sta discutendo stiamo discutendo, noi dobbiamo, che stiamo parlando, cioè, non è che facciamo, noi non siamo maghi, no, no? Ma è giusto, non così lo sappiamo cosa può succedere, non bisogna addentrarsi in situazioni però economiche, è ovvio che dobbiamo non rispondere, parlare. Se certo. Una squadra perde non puoi dire che certo, noi ci gioca bene, le due campo, partite in casa sono andate male, tu in quattro giorni hai fatto zero punti, non è che puoi dire bravi lo stesso, è ovvio certo. Che va anche criticato, altrimenti non facciamo il lavoro nella maniera corretta. Prego. Ci chiedono se Paciarella avrebbe intenzione di tornare a Lanciano. Oh, questa è bella. Beh, io non ho intenzione di nulla, è che per tornare da qualche parte ti devono comunque chiamare, non vedo... Non vedo questo assolutamente in questo momento. Intanto facendo una parentesi, poi martedì... Ipoteticamente, nel prossimo futuro, o perché no? Cioè, martedì ne parlerai, ti raccomando, ampiamente anche del Lanciano, perché Lanciano in vetta alla classifica, Lanciano Migliano, Migliano con Lanciano, noi lo chiamiamo Lanciano, va bene? Oh. Sì, anche perché io qua sono stato 2 anni, sono stato benissimo, tra l'altro. Hai vinto. Sì, vabbè, al di là di quello, però voglio dire, è una piazza tra le più importanti d'Abruzzo, chiaramente farebbe piacere tornarci un giorno per ricreare qualcosa di importante. Vai sui campi o leggi? Dimmelo tu, dai. Andiamo sui campi. Dovevamo vedere, sai che volevo vedere? Fano San Benedettese. L'anticipo di ieri, poi Tommaso mi dirà, appena abbiamo risolto il problema della nebbia a Senigallia... Si vedeva poco, però anche il gol è difficile pure capire se veramente è stato Forgione. Io ci ho messo 2 ore per capirlo, però poi lo vedremo, dai, prego. Scendiamo in campo, ci vediamo Fano San Benedettese che è terminata 0-1. E proprio al 10° minuto vedete come la retroguardia fanese lasci completamente libero Pagliari, che addirittura è fuori dall'inquadratura, ha tanto spazio, arriva, incrocia il tiro, dove Piersanti non può arrivare. 1-0 per la San Benedettese dopo 10 minuti. Dopodiché al 21esimo è Tommasini con un tiro cross che crea qualche grattacapo alla difesa granata, ma ben poco altro si vede. Al 33esimo è Senegallesi, sempre con un tiro cross, come vedete Piersanti non è mai impegnato. Poi al 35esimo ecco la vera grande occasione per il Fano. Gonzales con tutta calma crossa in area e Mancini, guardate, tocca e Coco compie un vero miracolo. Toglie la palla dall'incrocio dei pali. Qui rivediamo l'azione dal basso. Ecco il cross di Gonzales e guardate Coco dove va a prendere la palla. Proprio disperazione, ecco, vedete, di Gonzales, che vedeva già la palla in rete. Poi al 41esimo una punizione di Sirri che si perde a lato
A seguire la seconda occasione per il Fano con Allegrucci che di testa su, diciamo, un presunto velo di Koulibaly spedisce alto e si dispera. Queste sono le vere occasioni per il Fano, perché nella ripresa, ecco, tutto si esaurisce in qualche tiro cross sbagliato come questo di Allegrucci, che poteva anche creare dei pensieri a Coco, molto bravo anche in questa occasione a non farsi sorprendere. Poi c'è un tiro senza troppe pretese di Koulibaly. Ok, però i messaggi fateli solo alla Di Felice, mi stanno arrivando anche sul mio telefono. Allora, abbiamo le immagini di Senigallia-Chieti, il primo tempo è già stato montato, adesso stiamo preparando il secondo tempo perché c'è stato un problema anche al rientro da Senigallia, però Tommaso D'Alonso, che è uno stacanovista, riuscirà anche in questo. Vado su Netwick un attimo però, perché vedo in Fiorentina, sì, Inter 0-0. Decimo minuto 0-0. Di gioco. Decimo minuto, errore in difesa, Lautaro vicino al gol. Ecco, parlando un attimo proprio di Serie A, tu che sei milanista, tu sei ultra, non tifoso, del Milan, no? Ieri due rigori sbagliati, che dici? Che ti aspetti? Non l'ho vista la partita, che però aspetti da Firenze? Ho letto qualcosa. Io sto guardando un po', che ti aspetti stasera? Che desideri? Due, mi aspetto un due. Ma desideri la vittoria dell'Inter da milanista? No, non desidero, ho detto che cosa ti aspetti, devo essere onesta. Cosa desideri invece? Guarda, sto guardando la classifica proprio adesso di Serie A, che ti devo dire? Bisogna, per essere corretti, perché lo siamo, per essere corretti, la Di Felice è un po' tifosa del Milan, no, ma soprattutto è anti-Juventina. Dici questa cosa ogni volta? Non è tifosa del Poi Milan. Poi i telespettatori juventini mi vogliono male, no? Ma no, nessuno ti vuole male. Oh, allora, se mi vuoi leggere qualcosa, però sempre nella maniera, no, filtriamo i messaggi. No, non no, non posso, dai. Ok, allora ritorniamo a bomba, ritorniamo a voi. Mi ridai la classifica, perché è importante un passaggio adesso che voglio vedere con voi. Samba, così è ok. Ieri avete visto adesso le immagini. La Samba, che tutti dicevano, gioca un grande calcio, è sfortuna. Ieri ha vinto più o meno con un tiro in porta, no? Quindi in D, questo grande calcio, se andiamo in fondo, non non c'è. Lo fa nessuno. Ecco. Non si o può almeno con vedere. Continuità non lo fa nessuno. Bravo. Può capitare che una gara la fanno bene. Tu che sei stato anche allenatore, cioè, giocare bene, forse tutti sono capaci, però devi anche avere risultati. Beh, chiaro, che se giochi bene e prendi 4 gol, fai divertire il bel gioco deve essere... Oh, e allora... In utile Serie D, al risultato. A puntare alla vincita del campionato, giocare bene è complicato. Ecco, ci sono, hai visto anche più volte Cappellacci, diceva abbiamo vinto delle partite sporche, lui da persona onesta lo mette sempre. Sì, ma perché non sempre ti riesce per come hai preparato la gara, no? Perché c'è comunque l'avversario. Oggi sono tutti preparati gli allenatori in Serie D. Hanno tutti i match analyst, per cui studiano molto la squadra avversaria, per cui non è detto che poi tu riesci ad esprimere il tuo gioco, per cui quando non riesci devi sopperire diversamente, per cui anche con le gare sporche l'importante è portare a termine la gara. Ecco, adesso mi fate aprire anche una parentesi, che ci arrivano sempre messaggi da Campobasso sul canale 14, noi ci vediamo naturalmente in tutti anche i paesi Molise, del Molise sì. E anche a Campobasso, che ci seguono sempre. Tu sei molisano di nascita, certo. Abruzzese sì. Di adozione. Oggi purtroppo per gli aquilani io tifavo per il Campobasso, però merita. Diciamo che comunque non ha giocato male il Campobasso, ha avuto le sue occasioni, ha fatto la gara che doveva fare. Poi è chiaro... A Campobasso
l'Aquila ha meritato perché ha una valenza importante il calcio. Come viene vissuto il calcio nel Molise? Campo basso. Il Molise diciamo che si identifica nel campo basso a livello calcistico. Ecco. Poi c'è Termoli, anche importante, altre piazze, però certo, Campo basso è stato sempre diciamo l'apice del... Si vive di calcio, sentono molto. Sì, molto. Se fanno risultati lì si crea subito un entusiasmo. Già quest'anno, insomma... Peccato che poi non riescano a mantenere il professionismo. La continuità, sì. Quando si raggiunge la C, purtroppo dopo va a finire sempre un po' male, come negli ultimi periodi. Però Campobasso è una di quelle piazze del centro-sud, diciamo, molto, molto importante secondo me, perché ha un seguito, al seguito della tifoseria, calcisticamente è una città importante. Eh sì, e quindi è ovvio che anche lì provano a tornare tra i professionisti. Certo, quest'anno potrebbe essere l'occasione giusta. Sembra anche una società forte, anche gli americani, perché sia una bella società questa. Ma guardi, io non mi voglio sbilanciare perché non conosco, però appunto per come hanno allestito la squadra, credo di sì, che sia una società organizzata, una società competente, una società forte. Invece... Non ancora parliamo dell'Avezzano, ecco, io qua voglio, perché è una squadra che è arrivata questa nuova società, no? Perché dopo tanti anni Paris è arrivato un presidente da Roma, no? Si è cambiato molto, si è ristrutturato molto e non è facile vincere al primo colpo. Cioè, lui ha ricreato, c'è un gol, scusami perché chi ha segnato? L'Inter o la Fiorentina? Io qua non riesco a vedere chi ha segnato. Novesimo gol! L'Inter. Cosa? L'Inter. Sì, è Lautaro. Lautaro. C'è il gol dell'Inter, quindi Fiorentina 0, Inter 1. Lautaro, sì, è il Toro, quindi è lui. Va bene, quindi 1-0 per l'Inter. Stavamo parlando, torniamo sulla Sì, dell'Avezzano. Ecco. Sì, non è facile perché comunque una nuova società, tu devi calare nella realtà, nell'ambiente, devi conoscere il territorio, chi gravita intorno alla società. Ciò nonostante l'Avezzano sta facendo bene, ha avuto anche qualche risultato altalenante diciamo in passato, però sta facendo bene, è sempre lì una squadra difficile da incontrare, esprime anche un bel gioco a tratti, quindi può dire assolutamente la sua, c'è un bel entusiasmo anche ad Avezzano. Credo che sia una squadra da cui bisogna tenere molto conto ed sarà ostica per tutti. Dovrà incontrare ancora le prime in classifica, certo. Quindi anche questo, tutti questi incontri, questi scontri diretti che ci saranno, come diceva il direttore, se il Chieti anche fa un filotto di vittorie in consecuzione potrà rientrare. Direttore, in linea con i programmi il notaresco, prima abbiamo visto la sconfitta di oggi. Secondo me il notaresco sta andando anche oltre le previsioni. Io in tempi non sospetti lo dissi proprio qua che Alessandro Bruno secondo me è un ottimo allenatore, certo. Anche se è agli inizi della sua carriera, e con una squadra giovane che sta dimostrando insomma di farsi valere in Serie D. Sta facendo un ottimo campionato, i risultati al di là della sconfitta di oggi comunque gli danno ragione. Di Felice. Buonasera e forza Chieti, doverosa premessa, certamente inopportuno criticare l'attuale società neroverde per tanti motivi. Ciò detto, ci sta a commettere qualche errore all'interno di un percorso programmatico colmo di variabili, come spesso accade nel gioco del calcio. Personalmente, da tifoso del Chieti che qualche volta ama analizzare, non soltanto guardare le partite, mi sembrerebbe troppo superficiale ad oggi giudicare l'operato del neo mister Gennaro Iezzo. Ovvio, permane qualche perplessità riguardo la precedente guida tecnica. Ecco, magari si sarebbe potuto pescare un po' più tra le mura amiche. La Serie A parla da sé. Abbiamo tra i migliori allenatori in Italia. Forse anche in Abruzzo c'è chi capisce di calcio. Confidando nel filotto di vittorie, un saluto a tutti e forza Chieti da Stefano. Questo messaggio è anche abbastanza equilibrato, importante sì. Anche. È ovvio che quando si commenta la domenica sera a caldo, se una squadra arriva da una sconfitta, perde in casa e gioca male, è ovvio che metti il dito nella piaga, no? E lo commenti in maniera negativa, se invece vince 3-0 la commenti in maniera positiva.
Però questo non significa, mi voglio riallacciare anche prima al direttore Sartiano, che si contesta oppure non va bene questa società, questa gestione, perché è giustamente, vale sempre la pena ricordare dove, lo dico ai tifosi, ai teati, dove si era, no? In un momento difficile, particolare, dove il dottor Trevisan insieme a Antonio Mergiotti volevano passare la mano, fatto un, c'eri tu, avete fatto un grande campionato, settimo posto, ottavo, però c'era quella volontà di passare, giusto? No, ma tu stavi come là, dicevo c'eri, prima, bisogna dare merito a questa quindi, società, a questo presidente, perché questo ha ricreato un entusiasmo. Atto, e... Però è ovvio che se perdi sì, è va la valutazione va criticato. A prescindere bisogna dalla società, essere credibili, altrimenti non si è credibili. Certo, ma anche nel quando, bene e nel quando male, il telespettatore parla, mi pare, di scelte sbagliate, ma nessuno sta criticando, diciamo, le scelte perché prese in malafede. Si sceglie perché giustamente la società sceglie. Perché si fa, altrimenti si fa, no? Non li fa. Quindi la società è in assoluta buona fede, per fare meglio si sbaglia, non si Io sbaglia. Io penso che tutti pensavano che Ardemagni il 28 di gennaio, che ne so, stava in vetta alla classifica cannonieri. Penso che il più dispiaciuto forse sia certo. Proprio la società, no? Assolutamente. Ecco. L'intento della società. Riallacciandoci ai budget, non è che è venuto gratis, io penso che sì, è uno che nel budget incide parecchio, certo. Secondo me. Mi auguro di no, ma penso siamo, di siamo sì. Contenti che i costi siano in linea, come ci ha detto il direttore, vada tutto bene e siamo felicissimi, penso che, la piazza sia felicissima di questo perché potrà fare calcio anche in futuro. Poi sulle scelte purtroppo si sbaglia, non è che... Poi è il campo che ce lo dice, noi guardiamo certo. Il campo, non la certo. Simpatia oppure l'antipatia e seguiamo quello che ci dice la domenica, il campo. Prego. Sì. Secondo Tiziano, oggi un Chieti senza fallo stava portando via i tre punti. Ardemagni si è impegnato tantissimo, inoltre però è giusto dire che Campobasso, ecco, vabbè, parliamo no, insomma, appunto di cifre, di budget, il telespettatore ci dice... No, ma non lo sappiamo! Campobasso, Samba e L'Aquila superano insomma, nel campionato di Serie D e parla superano. Di cifre. Sì, ma le cifre, a parte che, attenzione, qua siamo nei dilettanti, non nei professionisti. Nei professionisti ci sono le buste paghe, nei dilettanti ci sono i rimborsi. Hanno un contratto con dei rimborsi spesa. Adesso con la nuova regolamentazione sono un po' tipo co-co-co, sono lavoratori, però non è che c'è... Poi non paghi l'INPS, non paghi l'IRPEF, quindi... o almeno lo paghi da quest'anno in minima parte. Non possiamo parlare di costi, di rimborsi spesi certo. Che vanno e non lo sappiamo, però è ovvio che leggendo i nomi a volte uno dice oh, questo chissà, perché lo immagini, però non lo sappiamo i costi di un giusto direttore, una squadra di D, perché non sono... Sì, ma questo è l'aspetto esiste. Meno cioè voglio dire parlare prego. Dei costi è un aspetto tu puoi spendere anche 3 milioni di euro e perdi puoi vincere anche spendendo 300 ipotesi a prescindere azzecchi da questo voglio dire parlare di costi di budget non mi sembra non che sia il caso sì. Si sta facendo solo delle valutazioni si stanno facendo delle valutazioni a livello tecnico poi se uno spende di più uno spende di meno ognuno sa poi quello che... Non è matematica in di la spesa assolutamente, pari al in qualsiasi categoria. No? Non è che chi più spende più vince. La fortuna, chi sa volte, spendere tante cose, l'arbitro, il rigore dato non dà. Sa costruire certo. Una squadra. Ci sono tante variabili. Ti gira bene, l'allenatore incide molto, sono secondo tanti me. Fattori. Il calcio è bello per questo, perché non c'è nulla di scontato. Certo, però, ritornando al discorso di prima... Ragionando, è ovvio, noi tocchiamo vari aspetti, vari punti, certo. Ci scrivono, scusate, sì. Ma non c'era il silenzio stampa da parte della società? Poi, in merito al budget, credo che abbia ragione Sartiano quando dice che hanno speso di meno delle altre. Infatti, il Chieti attualmente deve salvarsi, al contrario delle altre che hanno speso di più e, ahimè, sono in vetta per vincere il campionato. Vabbè, penso che sia un po' ironico, sì. Il Chieti non credo che deve salvarsi. Non credo che sia questo l'obiettivo.
Mi leggi qualcosa? No. Filtra sempre. No, dire. Quello è il problema. No. Allora no. Non lo puoi leggere. E non lo leggere perché non è che possiamo leggere tutto. Dopo io sto adesso perdendo un po' di tempo perché stiamo confezionando Senigallia Chieti. Lo ripeto ancora una volta. C'è stato un problema di distanza anche da Lanciano, un problema che ha avuto il nostro tecnico sulla A14. Adesso è quasi confezionato del tutto, però mi dicevi, chiedevo a Tommaso, magari lanciamo tre quarti della parte, lui ci aspetta, questione di minuti, così lo mettiamo tutto, anche perché nel finale sono successe un po' di tutto, perché c'è stato il gol del Chieti, l'espulsione secondo me anche, poi lo dirò anche nel servizio, esagerato il secondo giallo alla Ziz, l'arbitro poteva anche, sapendo che Gelai ha ammonito, aspettare che subito dopo, Chieti in 10, c'è stato il calcio d'angolo, che c'era o non c'era, ha ragione il direttore, da quel calcio d'angolo è nato il gol, il Chieti era in vantaggio, poi ti dispiace che vieni raggiunto al 91esimo, l'arbitro aveva dato 8 di recupero, poteva anche starci, però se siamo corretti nell'economia della partita, è ovvio che e c'è il pareggio, come se c'è. Tiziano, mentre aspettiamo Prego. Il servizio, intanto andiamo in pubblicità, ringraziamo i nostri sponsor e poi torniamo in studio. Bentornati in studio, ancora in compagnia dell'avvocato Cesare Schioppa, del direttore sportivo Torino Paciarella. Tiziano. Stavo guardando diretta studio su Netflix, sempre 0-1. Trentesimo minuto di gioco, 0-1, sì, Fiorentina-Inter. Sì. Quindi al 30° gol di Lautaro, quindi Inter in vantaggio. Lo dico alla regia, ma anche dopo. Intanto il primo tempo, magari il servizio me lo mandiamo dopo. Le immagini del primo tempo del Chieti, mandiamo per quello che si vede, poi lo mandiamo, poi facciamo l'eccellenza e ci inseriamo anche il Chieti. Cioè, c'è stato questo problema sia tecnico sia in autostrada, di tutto è capitato. Però almeno le immagini, quelle che possiamo dei primi 45 minuti, perché già le abbiamo acquisiti. Sì, ok, allora questione di... Leggo messaggio? Prego. Come dice il direttore Paciarella, facendo un filotto di 4 vittorie si torna a lottare per il vertice, perché anche le prime possono perdere punti e anche con le ultime si è già verificato. Campionato quindi equilibrato, ora testa bassa e ne riparleremo tra 4 giornate, poi tireremo le somme. Basta pessimismo cosmico. Ottimo ottimismo, please. Saluti allo studio di Telemaxia dalla famiglia di Altino, che da decenni offre una bella informazione sulla nostra provincia. Grazie, grazie al telespettatore. Siete d'accordo su questo messaggio? Eh sì, siamo d'accordo, nel senso che bisogna avere fiducia. E per riprendere le parole del direttore Sartaro, lui si è mostrato ancora fiducioso e questo francamente a me è piaciuto molto. Bisogna avere fiducia perché il campionato è ancora lungo e non è mai detta l'ultima. Quindi assolutamente andare avanti con un'iniezione di fiducia. Simona? Sì, ho tantissimi messaggi, alcuni anche molto lunghi. Mi scuso se mentre leggo delle volte leggo insomma qualche parola male. Vabbè, però quello che non è scritto così e quindi sono a questa distanza, guardo di là e guardo di qua, quindi cerco insomma di anche riassumere mentre leggo. Nel frattempo arrivano altri messaggi, quindi cerchiamo di far quel che si può. Però ringraziamo sempre tutti i nostri telespettatori che ci scrivono sul 333-355-8388. Sì, riesci a leggermelo uno? No, Tiziano. Perché? Perché devo un attimo leggermeli, poi ti ripiasso, perché se si allora, ripetono... Vabbè, più o meno ci siamo capiti. Fammi vedere dalla nebbia di Senigallia il primo tempo. Mandiamolo a schermo intero. Oh, vabbè, per quello che si vede, il Chieti è Chieti in maglia nero-verde, poi c'è il mio servizio... In maglia bianca, la formazione di casa, c'era all'inizio era foschia, poi è diventata nebbia. 100-120 tifosi al seguito del Chieti. Il Chieti è partito con un 4-3-1-2 più o meno, dove Ardemagni e Gatto davanti con Di Sabatino a sostegno. A centrocampo giocava Forgione, giocava Castellano, c'era Mazzei. Invece dietro dei nuovi arrivati
ha giocato solo Tortora sulla fascia di sinistra, che questo ragazzo qua che ha sofferto un po' soprattutto perché il Senigallia attaccava sulla zona destra del campo dove aveva i giocatori più in forma della giornata. Il Chieti ha sofferto in un paio di circostanze, qui siamo intorno al quarto d'ora, c'è la prima volta che si fa vedere il Chieti in area avversaria. Io non lo vedo più allo schermo mio, però. Però nel primo tempo abbiamo ancora qualche immagine. Sì, sì, ecco, io stavo... Allora, facciamo una cosa, rimettimi queste immagini. Ok, come dicevamo prima, poi vi ripeto, poi c'è il servizio completo. Adesso lo rivediamo insieme. Il Chieti che è partito, come dicevo prima, con tra i nuovi solo Tortora, che giocava a sinistra nel reparto difensivo, nei quattro difensori, ha avuto qualche problema perché l'albanese della Senigallia, Keriota, oggi faceva l'ira di Dio su quella fascia, era veramente imprendibile. Guardate, questo è un giocatore fenomenale, almeno oggi, ma non solo oggi. Oh no, è bravo. È bravo. Non è solo da bravo. Oggi, ecco. Qui per fortuna sbagliano lo schema della punizione, come dicevano intorno al quarto d'ora si è fatto vedere il Chieti con questo calcio d'angolo e il pallone arriva in area, poi c'è la ripartenza della formazione di casa, buon per il Chieti che non viene concretizzato. Andiamo ancora avanti perché questo è un miracolo di Vitiello, vedete? Questo pallone che arriva in area, c'è il colpo di testa di Scheffer, un terzino che già ha realizzato 6-7 gol, e Vitiello è stato, secondo me, eccezionale perché da due passi è riuscito a smanacciare questo pallone in area. Ancora qualche azione che si sviluppa sempre sulla zona destra del Senigallia. Adesso è un momento in cui si vede veramente poco. Poi c'è un'azione del Chieti, qui vedete ci sarà un tiro di gatto, una bella azione, tira di prima intenzione, era anche diretto verso la porta, è stato respinto da un difensore che è andato direttamente in calcio d'angolo. Ancora qualche occasione e finisce il primo tempo sullo 0-0. Il secondo tempo è stato meno interessante, meno intenso, un po' sono calati anche i ritmi. C'è stata qualche, diciamo che prima del gol, un abbastanza equilibrio, poi è andato in gol il Chieti sullo sviluppo di un calcio d'angolo, e si è visto poco perché poi lo vedrete, e era difficile anche capire che ha fatto gol, il gol però è di Forgione. Subito dopo l'espulsione di Laziz, Chieti in 10, arriva il gol, un bel gol, sempre sul calcio d'angolo, è stato bravo il giocatore a mettere il pallone in gol dagli 8 minuti, poi non ci sono state altre opportunità. Si chiude comunque sull'1-1. Ora facciamo una cosa, noi salutiamo l'avvocato Schioppa, giustamente, il direttore rimane, facciamo la parte dell'eccellenza, sì. Però poi farò vedere anche il servizio completo del Chieti. E salutiamo e dobbiamo fare gli auguri a Denis Cicchitti. Magari facciamo così, tu mi vai con i risultati? Sì. Così entra Denise e saluto l'avvocato. Grazie avvocato, ci vediamo domenica allo stadio. Grazie, grazie a voi e ci vediamo prossimamente. Dobbiamo fare un augurio, lo volevo fare prima, dobbiamo fare l'augurio a un tifoso, a un amico, a un amico nostro anche di Abruzzo Gol, Raul Nervegna, che sta festeggiando, ha iniziato i festeggiamenti venerdì, poi sabato, poi oggi, lo concluderemo mercoledì, 50 anni di Raul Nervegne, poi vi farò vedere anche qualche immagine magari domenica scorsa. Gli facciamo tanti auguri. Auguri Raul. Stanno arrivando ancora tantissimi messaggi e adesso insomma abbiamo la pagina dell'eccellenza, però principalmente ci scrivono, sì. Il DS Sartiano invece di intervenire in diretta e dire la sua, a mio avviso, in modo errato, perché non toglie il silenzio stampa e spiega a noi tifosi il futuro del Chieti, visto che lo stiamo chiedendo da settimane? Beh, però adesso c'è da dire una cosa, no. Il direttore Sartiano ha risposto a qualsiasi cosa, ha parlato anche di futuro, ha detto che lui crede ancora in questa squadra, dice che
e anche se non direttamente, indirettamente, però ha parlato di futuro. Sì, assolutamente. Perché giusto, avvocato, parlava dei bilanci che sono in linea, perché loro fanno calcio così. Ha dato delle garanzie che poi... Ha parlato di progetto. Noi ci siamo interessati ad altro perché non è nostro, diciamo, compito, e lui invece è stato molto cortese e ci ha dato anche, ci ha manifestato la solidità della società e di questo progetto che va avanti, quindi insomma credo che... Ne ha parlato in pochi minuti, però ha parlato ampiamente. Ok, dammi l'eccellenza. Ciao avvocato. Grazie, arrivederci. Andiamo sui numeri dell'eccellenza, quinta giornata di ritorno. Grazie mille all'avvocato Cesare Schioppa. Allora, andiamo sui risultati. Capistrello Delfino Curi è terminata 1-0. Castelnuovo Pontevomano 3-0. Città di Teramo Casalbordino 2-1. Montesilvano Celano 2-3. Angolana Sant'Egidiese 0-0, Spoltore Torrese 0-0, Fossa Cesia Sulmona 1-2, Vastese Giulianova 1-1, Cupello San Buceto 2-1. In vetta alla classifica Città di Teramo a quota 57 punti, segue il Giulianova a 49, Folgore Delfino Curi 40, Renato Curi Angolana 39, Castelnuovo 38, Torrese 34, Virtus Cupello 32, Casalbordino 31, Spoltore 30, San Buceto 28, Vastese, Sulmona, Celano 27 punti, Pontevomano 24, Capistrello 22 punti, Sant'Egidiese 17, Montesilvano 16 punti. Il Fossa Cesia chiude la classifica a quota 9 punti. Ok, possiamo tornare in studio. Buonasera a Denise Cicchitti, ben rivista. Buonasera a tutti, buonasera. Nella serata degli auguri abbiamo festeggiato Raul, auguri a Denise. Intanto Raul ci ha ringraziato. Grazie mille a tutti. Tanti coloro auguri. Che mi hanno fatto gli auguri di compleanno, perché sono stati in tantissimi tra WhatsApp, Instagram, Facebook, ma non sono riuscita a rispondere ovviamente, quindi lo faccio così pubblicamente per ricordare l'importanza comunque delle persone che ci seguono e che di conseguenza ci vogliono bene. Cosa si prova dopo i primi 30 anni? Cosa si prova? Ci si sente più... Dillo a Simone che gli manca ancora un po'. Più responsabilizzati di tutto, sì. Diciamo. Però... Questa è una bella notizia. Denise che diventa più responsabile è la notizia del giorno. Ma soprattutto... Complimenti. Vabbè, io nella mia confusione cerco di essere sempre precisa. Però sono fiera degli obiettivi raggiunti col lavoro e anche delle possibilità che mi sono state date sia da Telemax che da Delta 1, e sono veramente felice di avere tutti voi nella mia vita. Ok, abbiamo qualche immagine della festa di Denise? Penso che stiano per arrivare. Sì? Allora, sì. Appena abbiamo le immagini le vediamo, perché c'è stata questa festa a Lanciano dove gli amici ti hanno festeggiato, giustamente, lo meritavi. Andiamo però al calcio, eccellenza adesso. Adesso direttore, lasciamola a D, scendi di categoria e parliamo. Teramo Giulianova Terra, oggi è più 8, che significa secondo te? C'è ancora possibilità per Giulianova, il campionato chiuso, aspettiamo domenica il Fadini, prego. Sì, domenica è più importante per il Giulianova che per il Teramo. Ma d'altronde l'andamento del Teramo è costante, sta andando troppo forte anche per il Giulianova, per cui diciamo che sta dando un'impronta netta al campionato, meritatamente. Sarà difficile che verrà ripresa sicuramente, perché a questo punto, anche perdendo lo scontro diretto, comunque rimane con un margine ampio di punti di vantaggio. E per sì, cui... sì, ma 5, però tu mi insegni che l'eccellenza è un campionato particolare. Sì, però a questo punto poi il Teramo si tratta... è impegnato in Coppa Italia, il Giulianova no. E sì, sì, però hanno l'organico comunque per fare le due fasi, diciamo, capite? Però a questo punto le partite diventano sempre di meno. Sì. Le possibilità per un recupero del Giulianova è chiaro che sono sempre minori. Denise,
hai detto che diventavi più responsabile. Sì. Però mi devi promettere, spegni il telefono, non mi sembra, perché il problema del telefono mi viene sempre. No, ma oggi lo dicevo anche all'Ino Nazionale, che è, ora a parte gli scherzi ho a parte gli scherzi ho una questione da cui devo avere notizie, quindi stai aspettando, parlo di un problema serio adesso, quindi, alle 9:30. in generale condizioni di salute, quindi Speriamo che vada tutto bene allora. Teramo Giuliano, tu l'hai Giulianova Teramo, domenica c'è lo scontro Alfadini, oggi siamo più 8. Domenica secondo te si riapre, si chiude, è finito il campionato? Dimmi, fammi sapere. Da, come ho detto da sempre, per me, come dice anche il signor Paciarella, giusto? Non voglio sbagliare. E il Teramo è davvero costante e secondo me è più esplosivo e per me vincerà il campionato. Sicuramente questa domenica, è una cosa che dico da sempre. Un po' dall'inizio, sì. Sì, è vero Simona. E per quanto riguarda Giulianova, sicuramente in casa domenica prossima potrebbe anche fare risultato, visto il calore anche del pubblico e tante cose. Però si può anche riaprire un tantino la situazione, ma secondo me alla fine la spunterà sempre il Teramo. Io sarei più prudente, però il calcio è bello anche per questo. Vabbè, secondo prevedibile. Me l'eccellenza ci ha insegnato tante volte che bisogna ancora aspettare. Mancano ancora un paio di mesi. Chiaramente il risultato di domenica prossima conta. Per il Giulianova è determinante. È determinante. Il Teramo può giocare su due risultati, è ovvio. Se vince o pareggia è un discorso. Un risultato diverso, le cose, perché poi nel calcio mai arriva per caso, se arriva una sconfitta potrebbe arrivare poi qualche problematica, quindi io direi, dal mio punto di vista, aspetterei ancora. A Firenze siamo sempre 0-1, sta Fiorentina terminando il reclama primo tempo. Un rigore, arbitro e VAR dicono di no. Vabbè, quindi, ma sono andati al VAR. Però ha detto di no il VAR. Dice di no il VAR. Evidentemente non c'era questo rigore. Denise, stanno arrivando tanti auguri da parte dei nostri telespettatori. Ci scrivono auguri Denise, sempre bellissima. Grazie. Tanti auguri Denise, di buon compleanno. Tanti auguri Denise, un abbraccio. Grazie a tutti, davvero. Va bene, ci vogliamo vedere qualche gol intanto? Chiedo a te, Simona. Per me sì, io chiedo, insomma, stavo aspettando la conferma della nostra Ivana D'Alonso. Io mi andrei a vedere Città di Teramo Casalbordino, che è terminata 2-1, parlando di Casalbordino vorrei salutare il ministro che ci ha mandato già i saluti all'inizio trasmissione, poi aspetto la parte dell'eccellenza per salutarlo. E poi Tiziano, ci vediamo Vastese Giulianova? Sì. 1-1? Certo. Se da... Il Teramo batte 2-1 un ostico Casalbordino tra le mura amiche dello stadio Bonolis. Tre punti pesanti per la capolista, giunti dopo una prestazione non perfetta a livello tecnico, ma tremendamente efficace nel cinismo, sapendo sfruttare le occasioni più nitide grazie alla maggiore qualità dei propri interpreti. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per l'attaccante italiano più forte di tutti i tempi, rombo di tuono Gigi Riva, e per Pasquale Mupo, bomber biancorosso nel corso degli anni 50, scomparso anche lui in settimana. Teramo che deve fare a meno di Esposito, Palmentieri, Cipolletti e dello stesso mister Pomante, causa squalifica in finale di Coppa Italia. Il Casalbordino dall'altra parte cerca di approcciare in modo aggressivo, provando a non far entrare in ritmo la capolista del campionato. Dopo 17 minuti di gioco sono i leoni giallorossi a confezionare la prima occasione, con un calcio di punizione che viene respinto da un attento negro. Il Teramo tiene il pallino del gioco e al 20° si fa vivo dalle parti di Opara, ma il tiro di Ferraioli termina fuori. Al 23° bella azione dei biancorossi, sciabolata morbida di Ferraioli per Cutilli che mette in mezzo, arriva De Giglio che calcia ma non c'entra lo specchio della porta. È il preludio al vantaggio che giunge esattamente al 27°, calcio di punizione per il Teramo, sponda di Cangemi e Touré, rapace, colpisce a pochi passi dalla porta, trafiggendo Opara. Quarantunesimo minuto, è sempre il diavolo a rendersi pericoloso. Accelerazione di De Giglio in area di rigore, bravo il capitano giallorosso a respingere.
Le immagini di Giancarlo Rapagnacci portano nel secondo tempo. Il Teramo riparte con maggiore aggressività. Al quarto, cross di Cutilli dalla destra, Sanseverino colpisce, Opara blocca. L'estremo difensore ospite si ripete poco dopo, al settimo, quando neutralizza il tentativo di Degidio. Il Casalbordino prova a reagire con coraggio e caparbietà e all'ottavo il colpo di testa di Budano su cross dalla destra finisce alto. Undicesimo minuto, il Teramo confeziona un'altra occasione con Sanseverino, ma il Casalbordino protesta con il direttore di gara, in quanto Colabella era rimasto a terra in area di rigore per un precedente contrasto, ne fa le spese Opara che viene ammonito. La partita resta pimpante e combattuta, ma al 34esimo si materializza in maniera cristallina la classica legge del gol mangiato, gol subito. Occasione clamorosa per il Casalbordino, con Negro che para il tiro di Finizio. Sul successivo capovolgimento di fronte, contropiede letale del Teramo, con Degidio che fa partire un destro letteralmente imparabile. Teramo 2, Casalbordino 0. I biancorossi cercano di difendere il risultato, ma gli ospiti sono letteralmente indomiti. Prima riducono le distanze al 50esimo con tapin vincente di Finizio dopo un vero e proprio miracolo di Negro su Matescu, e poi addirittura rischiano il clamoroso pareggio proprio nell'ultima azione con la deviazione di Finizio che prende l'esterno della rete. Per il Teramo è la 18esima vittoria stagionale, che complice il pareggio del Giulianova Vasto dà 8 punti di vantaggio in vista del derby. Il Casalbordino esce a testa alta e potrà trarre beneficio da questa partita per conquistare al più presto la quota salvezza ed eventualmente togliersi qualche ulteriore soddisfazione. Il Giulianova prova a scappare, la Vastese torna in carreggiata e impone l'1-1. È un pareggio sostanzialmente giusto quello che matura l'Aragona e che fa scivolare il Giulianova nuovamente a meno 8 dal Teramo capolista. E questo ad una settimana dal derby del Fadini. Su di un terreno dove le giocate di Fino sono decisamente bandite, sono gli episodi a fare la differenza, da una parte e dall'altra. Nel Giulianova manca Scognamiglio, al suo posto Tempestilli. Nella Vastese il peso dell'attacco è sulle spalle dell'ex Bana. Il Giulianova, disegnato sul 4-3-3 con Massetti mezzala, è subito pericoloso. Il diagonale in corsa al quinto di Marchionni è largo di poco. La Vastese è una squadra in salute e soprattutto organizzata. Al quindicesimo c'è lavoro per Boccanera, che si oppone al tentativo di Sant'Angelo. Due minuti più tardi il capitano giallorosso si arrangia sul tentativo balistico di Sputore da lunga distanza. I biancorossi ci mettono ritmo e convinzione. Minuto 21, Boccanera è attento sul tentativo di Sansone. Il Giulianova si accende a sprazzi. Al 25esimo il tiro cross di Cognigni mette qualche spavento alla difesa di casa. La squadra di Pellicori però non ha nessuna intenzione di stare a guardare. È determinante l'intervento di Boccanera, minuto 37, sul colpo di testa di Hernandez. Il Giulianova in chiusura di frazione sblocca la situazione. Episodio contestato dai locali in relazione al tocco di mano in aria su azione d'angolo. L'arbitro ascolta l'assistente e conferma il penalty. È il 43esimo e Francesco Di Paolo è infallibile dagli 11 metri. La ripresa dispensa ben altro spartito, Pellicori mette dentro subito 100 rame per dare fisicità alla linea avanzata. Ma il Giulianova dà la sensazione di poter gestire il vantaggio senza particolari sofferenze. Anzi, al decimo arriva il raddoppio con un colpo di testa di Tempestilli su azione d'angolo. Ma l'arbitro annulla per un fallo a centroarea. Il tecnico di casa ridisegna progressivamente la squadra. Al 18esimo dentro anche Boito, che sarà decisivo. L'attaccante ex Castelnuovo ci prova al 23esimo con una battuta volante. Sfera di poco sul fondo. Il pari arriva 4 minuti più tardi. Punizione contestata al limite dell'area. La bella esecuzione di Boito centra in pieno il palo. Morleo rimette in mezzo dove Centorame fa 1-1. Manca poco alla fine e il Giulianova, che nel corso della ripresa fatica non poco in fase di costruzione, si riversa in avanti. Squadra iperoffensiva, ma occasioni quasi nulle. Unico brivido al 44esimo con Menna che anticipa Bittai e pronto alla battuta. Finisce 1-1 e il Giulianova rallenta ancora in trasferta, dove ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 3 gare. Vastese ripresa, che dopo aver bloccato la Folgore, riserva stesso trattamento anche al Giulianova. Ok, direttore Torino Paciarella, quindi il tuo amico l'hai sentito? Lucarelli dopo l'esonero? Sì, sì, come ci siamo presa? Sentiti. Beh, l'ha presa un po' male, logicamente. No, non se lo aspettava. Diciamo che forse non era colpa di Lucarelli. Beh, sicuramente no, dai.
su questa squadra qualche problema. Le zone secondo me non c'era. E ce l'ha oggi. Sì, purtroppo l'antagonismo con il Teramo è stato decisivo secondo me, perché loro comunque vivono questa rivalità, diciamo, tra le due città a livello calcistico in maniera esasperata. E chiaramente il momento quando c'è stato il pareggio lì a Montesilvano hanno subito cercato di porre rimedio cambiando l'allenatore, ma non è quello. Infatti anche oggi Giulianova ha pareggiato, perché comunque sì, è un buon organico, però comunque il campionato non è facile e te la devi giocare. Poi aveva la cosa che secondo me, dove lui è rimasto molto deluso, parlo di Lucarelli, è che stava a 3 giorni da una finale di Coppa Italia, chiaramente l'avrebbe voluta giocare. Sì, sì. Mi dispiace per Alessandro. Sì, comunque rimane un allenatore molto bravo. Certo. Se vuoi vincere o cercare di vincere, comunque lui è uno di quelli su cui puntare. Sempre. Ecco, sì, prego, sì. Prego, vai. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Volevo solo capire perché oggi nel campionato di eccellenza è stato annullato il primo gol della Union Fossacesia su tiro del numero 7 Masciangelo. In tanti ci siamo chiesti il perché. Oggi la Union Fossacesia non meritava la sconfitta. La squadra ha lottato alla pari del Sulmona. E abbiamo Denis che più di lei ce lo può dire. Beh, i gol sono stati annullati entrambi per fuorigioco. E c'è da dire che il Fossacesia, è vero, ha giocato molto bene e nel momento in cui era in superiorità numerica giustamente ha segnato e è andato tutto bene, però poi il Sulmona comunque ha saputo approfittare poi quando sono tornati 10 contro 10 e secondo me invece ha meritato, ora non voglio essere non obiettiva, però credo che il risultato, voglio essere obiettiva, il risultato credo che sia totalmente giusto. Ci andiamo a vedere proprio sì, il secondo solo, sì. Perché volevo chiedere al direttore della Vastese. Conosci bene la Vastese oggi dalle immagini sembrava veramente molto organizzata. Ecco, c'è stato questo cambio societario, è arrivata questa società da fuori, anche un allenatore nuovo per l'Abruzzo, hanno cambiato, variato tutto, però ho visto una cosa positiva, la curva piena di tifosi. Beh, è ritornata un po' di tifoseria allo stadio, si vede. Chiaramente non sono i tifosi di qualche tempo fa, che erano sempre veramente molto numerosi, però bisogna anche qui dare atto a questa nuova società, perché non è facile poi gestire le società sia in eccellenza che in Serie D, per cui bisogna dare fiducia a questa nuova dirigenza. Comunque almeno già si sono mosse abbastanza bene, è chiaro che poi hanno portato, anche se Del Grosso stava facendo molto bene, per la situazione che c'era, però loro giustamente avranno pensato di portare l'allenatore loro di fiducia, che da come vedo dalle immagini deve essere anche lui molto bravo. Prego. Io invece volevo fare i complimenti al Casalbordino, che comunque si continua a dimostrarsi una squadra ben organizzata e anche con una buona qualità, anche affrontando oggi il Teramo, nonostante poi la sconfitta, però... complimenti per il miglioramento poi anche nel corso di questi mesi, secondo me. Però andiamo da Denise, facciamo vedere il servizio. Ti leggo un secondo messaggio. Un caro saluto a Denise, auguri per il tuo compleanno passato. Un caro saluto a Tonino Pacerella da Francesco Falconetti. Ciao Francesco, grazie. Scendiamo in campo, ci andiamo a vedere Fossacesia Sulmona che è terminata 1-2. Cosa? La Union accoglie alla granata il Sulmona di mister Meco Monaco, che arriva da una bella vittoria casalinga importante. Il direttore di gara è il signor Sacripante della sezione di Teramo. Il Fossacesia scende in campo in casacca scura, il Sulmona in maglia bianco-rossa. Pronti via al secondo minuto, un tiro a giro di Zarate ci lascia soltanto l'illusione del gol. Il Fossacesia sembra partire con determinazione. Al decimo un cross di Palestini per Puglielli, pallone che entra in rete ma viene annullato per fuorigioco. Al 21esimo minuto debole il diagonale di Gentile che termina a lato.
26esimo ci prova anche Meco Monaco col sinistro, pallone out. Ancora Sulmona al 27esimo con Di Gianfelice che manda oltre la traversa. 31esimo minuto, Palestini dalla distanza costringe Di Vincenzo alla respinta. Al 39esimo la Union si guadagna una punizione, batte Zarate ed Egidio devia in angolo. Nel secondo tempo, al secondo minuto, ci prova Gentile con un tiro personale, ma nulla di fatto. Ottavo minuto, da una punizione si sviluppa un passaggio in profondità di Palestini per Puglielli che manda al lato. Ancora occasione per il Sulmona con Gentile che ci prova tu per tu con Di Vincenzo e lo costringe a respingere e poi ci riprova mandando oltre la traversa il decimo minuto. Nella ripresa sembra che il Sulmona sia entrato in campo con uno spirito differente. Al 13esimo un tiro di Zarate dalla destra entra in rete ma viene annullato il gol per fuorigioco, ancora 0-0. Capovolgimento di fronte un minuto più tardi con Martin Blanco a tu per tu con Di Vincenzo. Tiro pericoloso, respinge il portiere locale. 17esimo, ancora ripartenza per la Union con Arboleda che viene atterrato in aria da Valente che commette fallo da ultimo uomo e viene espulso mentre la Union si guadagna una punizione dal limite dell'area. Bello il tiro di Presutti a lato di un soffio. È il 29esimo quando Zarate con un tiro dalla sinistra beffa Egidio ed è 1-0 per il Fossa Cesia. La Union in questo momento riesce ad approfittare dell'inferiorità numerica del Sulmona per ben sperare nei tre punti importantissimi. Al 38esimo viene espulso però Masciangelo per doppia ammonizione. Due minuti più tardi il neoentrato Facundo Blanco con uno spunto personale dalla sinistra ristabilisce anche la parità di risultato 1-1. Al 42esimo il solito Zarate dalla sinistra mette a dura prova i guantoni dell'estremo ospite che respinge. Allo scadere il 45esimo quando Martin Blanco con un'azione solitaria dalla sinistra porta il vantaggio il Sulmona ed è 1-2. Al terzo minuto di recupero ci prova anche Bevi Meco Monaco a tu per tu con l'estremo locale pronto a respingere. Una vittoria importante per Meco Monaco e compagni in chiave salvezza. Il Fossa Cesia purtroppo è alla quarta sconfitta consecutiva. Brava okay. Denise, sempre più brava a fare i servizi. Grazie. Complimenti. Peccato, Fossa Cesia se lo stava giocando fino alla fine. Comunque al Sulmona sì. Questi tre punti valgono oro. Vorrei aggiungere una cosa prima. Non volevo essere troppo cruda riguardo il Fossa Cesia perché comunque ha giocato bene, ma come diceva mister Scaglione poi riesce ad essere alla fine sempre poco concreta o che si spegne. Invece il Sulmona l'ho visto combattivo anche poi quando è rimasto in inferiorità numerica, quindi per questo ho detto meritatamente. Ragazzi, facciamo un break di due minuti perché dovevo andare a Senigallia oggi, abbiamo su questo servizio abbiamo avuto 3.000 problemi, adesso siamo riusciti a recuperare tutto. È arrivato il tecnico e adesso rivediamolo completo, dai Simona. Sì, ci andiamo a vedere Senigallia Chieti sì. Che è terminata 1-1. C'è nebbia al Bianchelli, un centinaio di tifosi neroverdi al seguito. Sorpresa la lettura delle formazioni, escluso Masawood e degli ultimi arrivati, solo Tortora in campo. Allora Jezzo schiera la Ziz con Son, Vesi e Tortora davanti a Vitiello. In mezzo Forgione, Castellano e Mazzei. Di Sabatino a sostegno di Erdemagni e Gatto in avanti. 4-3-3 per Clementi. Il Senigallia spinge forte e dopo 6 minuti Keriota prova il tiro a giro, senza pretese, la conclusione. 11esimo, punizione per i locali, sul pallone va Romizzi ma non riesce lo schema. E dopo 12 minuti si vedono anche i neroverdi. Pallone in angolo, va Castellano dalla lunetta. Respinta, la conclusione. Dopo il quarto d'ora, la primavera palla gol per la squadra locale. Scheffer si ritrova tu per tu con Vitiello. Bravo, l'estremo, a smanacciare in angolo. 22esimo, giallo per Tortora. Fallo su Keriota, l'albanese è praticamente imprendibile sulla battuta della punizione. Nulla di fatto. I locali spingono, il Chieti trova qualche difficoltà come al 26esimo quando Vitiello
deve volare nel 7 per respingere la conclusione di Chieriota. Dopo la mezz'ora si vede il Chieti calciagatto, la sfera viene ribattuta in calcio d'angolo. È prima della conclusione, ennesimo fallo dei neroverdi al limite dell'area. Questa volta è la barriera a respingere. Si va al tè sullo 0-0. Alla ripresa in campo gli stessi 11, comunque non cambia la storia del match. Marchigiani a spingere, Chieti a difendersi. Tante le punizioni dal limite, 58esimo sempre che Chieriota respinge la difesa e su capovolgimenti di fronte il Chieti riparte bene ed impensierisce la squadra rossoblù. In questa fase scende anche il ritmo, a tratti la nebbia impedisce anche la visuale. 74esimo, le prime sostituzioni di Ezzo, in campo va Cucciniello e Sueva. E al 79esimo il Chieti passa. Calcio d'angolo alla destra di Barzanti, pallone in area, l'ultimo tocco di Forgione. Al quinto gol in campionato. Il centrocampista va a festeggiare sotto i tifosi. Ora il Chieti ci crede, anche se rimane subito in 10. Doppio giallo per la Ziz. L'arbitro in questa occasione dà l'impressione di essere troppo severo. Ancora sostituzioni, entra Esposito. L'arbitro concede 8 di recupero e al 91esimo il Senigallia pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Svetta con la testa tomba e batte imparabilmente Vitiello. Sofferenza nei restanti minuti con un pari che forse non accontenta nessuno. Sarà un punto utile? Chissà, questo lo sapremo strada facendo. Eh sì, infatti, però già l'abbiamo commentato ampiamente. Io, come ho promesso Simona, sì, andiamo alla a vedere nostra qualche immagine del ecco, compleanno. Facciamo questo molto regalo di Te Max a Denise. Oh, commentaci. Cosa devo dire? Dai. Posto bellissimo, va bene, cibo buonissimo. Parte il posto. No, scherzo, è stata una bellissima serata. E come mai hai scelto il blu, Denise? Non lo so, mi piaceva tanto questo vestito che c'era soltanto in questo colore. E poi il blu è il portafortuna dell'acquario, quindi questo blu così. No, quindi perché è tutto bello. In blu, vedi, palloncini, la torta. Seguo un po' queste cose. Tutto, poi alla fine ho... Dico, per me il bianco, quindi sono d'accordo perché anch'io poi sì, ho seguito. Ho visto. Sì. Poi ho abbinato tutto su quelle tonalità e niente... Quindi dico cavolate. Vestito lungo com'era? Vestito lungo che mi rappresenta perché è sicuramente molto eccentrico, allo stesso tempo era elegante e lungo da un lato e dall'altro era molto corto e quindi trasgressivo, non lo so. Ecco, com'è la coda di cavallo, non i capelli sciolti? Perché il vestito era troppo particolare per poter sciogliere anche i capelli che sono lunghissimi, quindi ho preferito legarli. Sì. Simona, scelta azzeccata quella di Denise, nell'abito, nel trucco, nei capelli. Assolutamente sì, sono d'accordo sui capelli raccolti con quest'outfit, sì. Sì. Poi l'azzurro, no? Adesso mi sono girata, ho visto che è ricominciata Fiorentina-Inter, è anche il colore della tua squadra, del esatto, cuore. Esatto, quindi ecco. Che sia di buon auspicio. Benissimo, auguri. Oh, e con queste immagini noi facciamo gli auguri di Abruzzo Gol, della famiglia di Telemax, tanti auguri e buona fortuna. E molti sono venuti, tutto. Quindi sono contenta. Bene. Di voi, grazie. Vogliamo tornare su un campo, su un paio di campi, dai. Sì, ho perché... un messaggio per il direttore, poi prego. Non so se riusciamo ad andare su un campo. No, sul su budget due. Però. No. Chiedo conferma in regia. E un quesito a Tonino, un tuo parere del perché nelle quasi totalità delle società tra promozione ed eccellenza in Abruzzo il ruolo del direttore sportivo sia occupato da non abilitati a discapito di chi è un DS professionista o collaboratore della gestione sportiva? Ma questo non so se corrisponda alla realtà. Credo che ci siano tanti giovani direttori sportivi anche... voglio dire, abilitati in Abruzzo, e adesso non so quelli che stanno operando se
abbiano più o meno, però io chi lo fa e non ha ancora l'abilitazione li inviterei a fare il corso, perché anch'io mi sono rimesso in gioco dopo aver fatto l'allenatore a un'età avanzata, diciamo, e l'ho trovato molto interessante il corso, per cui è un'occasione anche per mettersi un po' in discussione. Bene, allora che ci vediamo? Adesso ci vediamo un paio di partite che ce la facciamo, dopo dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare su Netwick da Firenze e Milano, perché c'è l'1-0 sempre per lì, minuto 48, quindi da 3 minuti è preso il secondo tempo, la Fiorentina reclama un rigore, ci dicono, vabbè. Andiamo però sui due campi di eccellenza e poi ci fermiamo. Ci andiamo a vedere studio, Renato Curi, Angolana Sant'Egidiese, okay, che è terminata 0-0, e poi Capistrello, Folgore e Delfino Va Curi 1-0. Ventiduesima giornata del campionato di eccellenza, Renato Curi, Angolana contro Sant'Egidiese. Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo. Si parte. Arriva il cross di Planamente sul primo palo, deviazione di Pastafiglia, dall'altra parte c'è Cani, scheggia la traversa divorandosi il gol dell'1-0. Patanè sfida in velocità d'Ercole, Patanè sul fondo, cross al centro, Planamente cerca il colpo di tacco, chiude Cichella, Ucci però al limite, controlla e calcia col sinistro, deviazione di Cichella decisiva di testa, calcio d'angolo per l'Angolana. Arriva il cross a uscire, colpo di testa prima di Farias, poi di Micci, che anche stavolta tutto solo sul secondo palo. Apre con l'esterno per Patanè, cross morbido sul secondo palo, Micci che sponda buona, Farias non arriva, Planamente tocca, alla fine c'è Cani, calcia, palo! Campanile, Farias lo mette giù, gran controllo, Farias dentro, gran palla, Planamente, posizione regolare, Planamente controlla e calcia, gli sbarra la strada Gragnoli. Si riparte. Corto per Planamente, sponda di tacco per Farias che calcia a giro e vola Gragnoli. Ha già battuto Micciche che prova a sorprendere la Sant'Egidiese, cross al centro di Schettino, chiuso Patrizzi che ha provato ad arrivare in spaccata su Bascialiu, sempre Farias, entra in area di rigore, tocco dentro, Micciche aggancia, prova a girarla, palla lunga di Messina, ancora verso Leuca, che spizza, dietro di lui Galli, riesce a calciare, Cucerenco la blocca, finisce 0-0 tra Angolana e Sant'Egidiese, un punto importantissimo conquistato dalla formazione ospite che si presenterà allo scontro diretto di domenica prossima contro il Montesilvano con un punto di vantaggio. Due punti persi invece per l'Angolana nonostante le tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Se Capistrello fosse pieno di delfini, sai che Champions League ci uscirebbe con i Granata? Questo devono aver pensato i tifosi palentini nel ricordare quanto oro ha portato in questo campionato l'11 pescarese a quello marsicano, che ha irrobustito fortemente la sua graduatoria grazie agli uomini di Bonati che quando vedono qualcosa e finisce Verello hanno gli incubi, anche dovesse trattarsi di un fornello. Eppure l'avvio è stato incoraggiante per gli adriatici che lasciano traccia al 18esimo quando Lupo alla distanza prova a colpire direttamente da tiro Franco, ma nonostante un paio di sponde lungo il tragitto non raccoglie nulla di proficuo. Il Capistrello del primo tempo osserva, scruta, misura, ma non calcia mai, e alla mezz'ora così è di nuovo la Folgore a scagliare il suo fulmine ai piedi di Stefano, rimpallato in angolo. 44esimo, prima azione degna di questo nome ancora griffata delfino, con Dinisio che batte a botta sicura, Di Girolamo guarda impietrito ma la sfera è benigna e non finisce in fondo al sacco. Ripresa che parte con ancor meno Capistrello, se possibile. Qualche esempio. Terzo, Cincischi alla retroguardia marsicana. Bocchio si trova al momento giusto ma al posto sbagliato e la conclusione diventa esosa e non particolarmente pericolosa per Super Mario. Sesto, ci prova Napoletano dal limite ma la sfera termina alta. Dodicesimo, episodio dubbio in area capistrellana quando Bocchio fa una sponda geniale per il solito Napoletano che viene fermato con le cattive. Quanto cattive lo facciamo dire alla Moviola. 14esimo, Napoletano in grande spolvero che prende velocità ma nel momento topico scivola e impatta come peggio non potrebbe. Entra il Capistrello finalmente e l'autista si chiama Fischetti, un nome e una garanzia. 19esimo, punizione con il suo marchio di fabbrica e la traversa al comunale sta ancora tremando. La Curi non è ambigua solo nei molti nomi ma anche nelle sue diverse anime e nei rimanenti minuti mostra la sua faccia peggiore.
Sale il Capistrello, saluta il Porto Pescara, chiaro sintomo è questa botta di Teramo che al 27esimo chiama Giannini a una puntuale risposta. 29esimo, ancora Capistrello, ancora Fischetti, ma da posizione defilata il bomber non trova lo specchio. Un minutino appena e il numero 9 Palentino ne fa una delle sue, intesa come perla, un valore aggiunto che invidiano in ogni angolo d'Abruzzo e del Lazio, sua regione d'origine. 1-0 Granata, quindi ospiti che accusano e faticano a riprendersi, tanto che per assistere alla reazione adriatica dobbiamo piombare in pieno recupero quando prima Rossi a due metri alla porta vede la sua conclusione murata a stento, poi Oddi dal limite non ha sangue freddo e nemmeno la necessaria precisione per sfatare un tabù chiamato Capistrello. Sì, una sconfitta che è pesante per la Folgore Delfino, invece rilancia il Capistrello, però c'è ancora tempo per accorciare sulla seconda per disputare i play-off, giusto? Sì, sì, rallenta un po' la corsa del Delfino, però è ancora ampi margini per poter recuperare e reinserirsi nella zona playoff. Denise, ancora complimenti, ancora auguri. Grazie. Domenica dove non lo sai ancora? Non lo so, credo a Casalbordino o a Cupello, credo. Benissimo. Grazie a voi. Noi ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare su Netwick e poi a Firenze per Fiorentina Inter martedì, ricordalo tu. Allora, grazie per essere stati con noi. Innanzitutto, Denise, ancora tanti auguri. Ti auguro una settimana serena. Ecco, tu sai spero perché. Di sì. Grazie mille al direttore Tonino Paciarella per essere stato con noi in questa lunga diretta di Abruzzo Gol. Grazie a voi. Grazie Tiziano. Noi vi lasciamo con Diretta Studio. Vi ricordo l'appuntamento di martedì dalle 20 con Promozioni Abruzzo e poi domenica con Abruzzo Gol. Con la Di Felice e Tiziano Lauducci, martedì alle 8. Dai, noi ci vediamo domenica.